Ah, siamo in onda. Però lo vediamo solo dallo schermo piccolo. Sì, adesso sì. Siamo qua. Ah, siamo laggiù in fondo, sì. No, volevo controllare. Quanti partecipanti ci sono? Sette. No. Va bene. Allora, diamo inizio al nostro quarto incontro. Eh, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Io sono Bruna Zani, sono qui come presidente dell'istituzione Gianfranco Minguzzi della città metropolitana di Bologna, che eh, ha organizzato questo ciclo di incontri insieme al comitato tecnico-scientifico del Festival della Cultura Tecnica, entro il quale contesto noi ci troviamo. Il ciclo che abbiamo organizzato è un ciclo eh, intitolato DAD, Didattica a Distanza, e con un sottotitolo una nessuna puntini puntini 100.000 punto interrogativo sottolineo queste, questi, questi aspetti ortografici perché abbiamo ripreso ovviamente come avete sicuramente capito il, il titolo da pirandello l'abbiamo chiesto in prestito a pirandello però con un'altra ottica con un'ottica più positiva di quello che eh, scrisse pirandello all'epoca nel senso che ci interessava ehm, fare un ragionamento, fare delle riflessioni soprattutto in questo ciclo, lungo questo ciclo che è di cinque incontri, sulla didattica a distanza che appunto non è una, non è stata una cosa così uniforme e omogenea, ma non è neanche nessuna, nel senso che non dobbiamo, eh, come dire, disfarcene come se fosse una cosa da superare perché è, è stato un disastro, come tanti hanno detto è piuttosto 100.000, il punto interrogativo dopo il 100.000 voleva suggerire questa, eh, questa interpretazione. 100.000 nel senso che ha avuto tantissime sfaccettature, tante esperienze diverse fra di loro, ma tante, numerose e positive. Quindi il nostro obiettivo era quello di riflettere su quello che la DAD ci ha insegnato, anche perché non ce la siamo lasciata alle spalle, ma è ancora una realtà. Quindi capire che cos'è cos la DAD, cos'è stata la DAD, cosa potrebbe essere la DAD, la didattica a distanza, e questo eh, con due, due direzioni, diciamo. Una, presentare delle ricerche, delle indagini a livello locale, nazionale e internazionale su quelli che sono stati i cambiamenti introdotti dalla DAD, che sicuramente ha inciso sulle modalità di insegnamento e sulle modalità di apprendimento. E seconda direzione, eh, presentare delle esperienze positive di, eh, realizzate a scuola, eh, per rispondere appunto alle domande che cosa abbiamo imparato dalla DAD in quanto docenti, in quanto studentesse e studenti in quanto operatori e operatrici di sportelli d'ascolto e dei servizi territoriali e più in generale come comunità. Quindi un'analisi delle lezioni apprese, come si dice, ci aiuta a non disperdere quello che comunque riteniamo sia, sia stato e sia un patrimonio educativo importante. Faccio un breve riepilogo delle puntate precedenti perché questo appunto è il quarto incontro su cinque. Nel primo è stato, il primo incontro è stato focalizzato sui docenti ed è stato all'inaugurazione del festival del 20 di ottobre in cui abbiamo imparato che la DAD non solo è stata necessaria nel periodo di emergenza, causando difficoltà anche ai docenti, perché i docenti non erano del tutto impreparati a, a questa uh, nuova situazione, nuova condizione e quindi sono state esposte anche a dei rischi per il loro benessere. Ma va vista anche come una risorsa inaspettata e questo, come dire, questa formula risorsa inaspettata, risorsa comunque, ce l'ha indicata anche il dottor Versari, attualmente capo dipartimento al, al Ministero dell'Istruzione. E quindi perché è questo? Perché è una risorsa? Perché ha costretto nuovi pensieri, ha costretto ad approfondire e a modificare le modalità di insegnamento e infatti, le, le molte esperienze che ci hanno raccontato, che ci hanno presentato le colleghe di Indire e del servizio Marconi dell'Ufficio Scolastico Regionale, la, ce l'hanno documentato in maniera molto chiara. Così la DAD è diventata acronimo. Non di didattica a distanza, ma di didattica aumentata digitalmente. E poi è subentrata la DDI, altro acronimo didattica digitale integrata. Il secondo incontro è stato centrato sugli studenti, studentesse e studenti, e che abbiamo chiamato generazione pioniera e traghettatrice perché sono stati questi studenti, studenti di questi ultimi due anni eh, a sperimentare, ad essere un po' i pionieri a sperimentare questa nuova situazione e a aiutarci anche aiutare gli adulti a traghettarci verso la nuova, la, la nuova realtà, la nuova situazione. Anche qui abbiamo avuto il presidente dell'Invalsi, il dottor Ricci, che ci ha eh, parlato appunto delle famose prove invalsi, di quello che significano, delle esperienze, delle ricerche. Eh, nazionali, regionali e nazionali, con la dottoressa Palladino e la professoressa Albanesi, di quello sui vissuti degli adolescenti durante la pandemia e poi abbiamo dato la parola agli studenti. Eh, sono intervenuti i ragazzi un referente del gruppo di Radio Immaginaria che appunto ha seguito un po' questa tutta l'esperienza andando in giro anche per tutta la regione e il, il presidente del coordinamento regionale delle consulte studentesche che e tutti hanno auspicato, che hanno detto intanto la loro, quindi hanno espresso le loro, le loro opinioni, i loro sentimenti, i loro vissuti, e, dicendo che era importante dare ascolto a loro. E, e loro stessi sono impegnati poi in nuovi progetti. Quell'incontro si è concluso col professor Tolomelli, collega di Scienza dell'Educazione, che ha evidenziato le sfide pedagogiche generate durante l'emergenza sanitaria. All'ascolto abbiamo dedicato il terzo incontro, eh, il mercoledì scorso, l'ascolto in, pre in presenza e a distanza, perché anche qui si è modificato quello che è l'attività degli sportelli d'ascolto, eh, che non hanno chiuso durante la pandemia, durante il lockdown, ma hanno continuato la loro attività appunto a distanza. Cosa vuol dire fare ascolto a distanza, ecco, con tutte le difficoltà che questo può aver creato? Qui è stato relazionato, è stato riportato un, un, alcuni dati de, di un monitoraggio che ehm, abbiamo realizzato insieme all'area all sviluppo sociale della città metropolitana eh, e insieme agli di piano, referenti dell'adolescenza degli uffici di piano della città metropolitana eh, su tutti gli istituti di primo e di secondo grado del, eh, presenti ehm, nella città metropolitana di Bologna per l'appunto. Poi dopo questi dati presentati dal monitoraggio è stata realizzata una sorta di tavola rotonda per quello che la situazione di questo tipo può consentire, in cui abbiamo chiesto a diverse persone nei loro diversi ruoli di commentare questi dati e quindi sono intervenuti la, la referente del tavolo coordinamento metropolitano uno psicologo scolastico nonché presidente dell'Ordine degli Psicologi Gabriele Raimondi, un rappresentante, un portavoce, come si è definito, dei genitori, portavoce del coordinamento presidenti di Consiglio di Istituto di Bologna, un dirigente scolastico e un dirigente delle politiche sociali e socio-educative regionali, Gino Passarini, e ha concluso Claudia Ceccarelli che era referente dell'area infanzia e adolescenza della città metropolitana. In diversi interventi, in tutti e tre i diciamo, precedenti, è stato sottolineato il ruolo importante svolto non solo dalla scuola, ma anche da altre agenzie formative, di quello che si è solito chiamare comunità educante. Non so se è un termine già passato di moda o se è ancora come dire, attivo e, e, e significativo. E il tema di questo quarto incontro è appunto questo, non solo scuola, non solo a scuola. E in specifico si vuole portare l'attenzione sul policentrismo formativo, sul contributo che le diverse agenzie forniscono all'educazione. Qui ehm, voglio ricordare che eh, è già stato, eh, come dire, abbiamo già precisato eh, fin dal primo incontro, anche se l'obiettivo 4 dell'agenda 2030 parla di istruzione di qualità eco-inclusiva, in realtà traduce il termine inglese che è education, quindi education è qualcosa di più che non l'istruzione, quindi eh, e chiama in causa appunto il, quello che eh, siamo soliti chiamare appunto il policentrismo formativo, l'educazione non è solo, solo scuola. In questo percorso, oggi pomeriggio, ci guidano alcuni colleghi e colleghi eh, per riflettere su quello che eh, Graziella Giovannini, che è qui al mio fianco, sociologa dell'educazione, ha chiamato il poliedro della sostenibilità educativa. Eh, come dire, termine molto eh, affascinante, adesso ci spiegherà poi che cos'è questo poliedro della sostenibilità educativa. Eh, seguiranno Giannino Melotti, che è qui a mio fianco è Alessandra Gigli, che sono docenti del Dipartimento di Scienze dell'Educazione eh, dell'Università di Bologna, che parleranno di alcuni modelli educativi ispirati all'outdoor education ma ai progetti network-based. Extrascolastici, anche qui ho imparato delle cose. L'outdoor education e la network-based sono anche due, come dire, due facce diverse che possono coincidere, ma non necessariamente, quindi dopo ci spiegheranno anche il perché. Seguirà eh, il professor Francesco Bombardi, dopo poi la tavola si riempirà di altre persone. Eh, Francesco Bombardi, è architetto, docente presso l'Università di, eh, di Unimore, l'Università di Modena Reggio che illustrerà i numerosi nuovi e diversificati spazi di apprendimento dentro e fuori la scuola. Ed è una cosa molto, molto, dire, molto simpatica e molto di più che non simpatica, è anche molto attraente e attrattiva. Matteo Casadio dell'Unione Camere dell'Emilia Romagna, ti parlerà di alcune esperienze legate al mettersi in gioco. E eh, Laura Tagliaferri del Comune di Bologna, che illustrerà un progetto di apprendimento non formale dal titolo Impronte digitali. Concluderà Laura Venturi, dirigente dell'area sviluppo sociale della città metropolitana, nonché direttrice dell'istituzione Mingussi. Bene, questi sono i relatori di oggi, quindi diamo inizio ai lavori e la parola a Graziella Giovannini, sociologa dell'educazione, nonché membro del CDA del Mingussi. A te Graziella. Ecco qua. Allora, salute e pace a tutti. Uh, giustamente questo ciclo di incontri si è concentrato, concentrato la riflessione, così è stato scelto sulla, uh, sulla DAD, sull'educazione a distanza. Vedendone uh, sia gli aspetti positivi che gli aspetti critici, evidentemente. Riflettendo e preparandomi anche per questo incontro con voi uh, mi sono resa conto che eh, la DAD non è solo al centro di questo nostro ciclo, ma eh, è al centro delle riflessioni degli ultimi due anni sulla questione educativa. Io, guardando i materiali mi sono resa conto che sono, due sono le dimensioni che ritornano in continuazione sia nelle riflessioni accademiche sia nell'opinione pubblica, che sono appunto la questione della didattica in presenza o didattica a distanza e l'altra la centralità o meno rinnovata della scuola nella vita dei ragazzi, nella vita eh, relazionale soprattutto. Io ho avuto proprio la sociologa l'idea di una specie di censura o cesura per meglio dire, scusatemi, cesura nelle riflessioni sul sistema formativo che sembra oscurare la complessità del cambiamento in corso. Sulla DAD appunto eh, Zania ha detto che in questo ciclo di incontri si sono messi a fuoco valenze positive e valenze negative, se voi ci pensate il dibattito generale ha messo in evidenza soprattutto la dimensione critica, la dimensione eh, negativa e come dire eh, da tanti punti di vista, da quello cognitivo come ci ha dimostrato anche la ricerca dell'invalsi a quella della relazionalità, e um, il massimo di benevolenza possibile nei confronti della DAD nell'opinione pubblica sembra essere quello che, eh, di riconoscere alla DAD la, um, come dire, il fatto di essere stata una risorsa uh, utile, perché senza la DAD sarebbe stata ancora peggio, che è proprio il minimo diciamo, di utilità riconosciuta alla DAD. E in collegamento diretto con questo, io nel dibattito degli ultimi due anni ho trovato forse è retorica, anche di nuovo una rivalorizzazione della uh, funzione della scuola, che continua in questi giorni. Sui giornali di questi giorni sta scritto che la scuola è il player fondamentale per lo sviluppo dell'Italia che sta ripartendo, un ruolo che è rafforzato dagli ingenti investimenti del PNRR. Ci chiediamo, è realtà, è reale intenzionalità, è effettivamente una ripresa Uh, o è una rinnovata retorica. Comunque, in generale, come riflessione, io credo che sia necessario come dire, uh, fare un po' un passo indietro e un passo a lato rispetto a questa cesura che si è venuta a creare con la focalizzazione sull'educazione a distanza e l'educazione in presenza. E, ho ripreso e riprendo con voi alcuni temi che certo conoscete, che appunto non sono nuovi, ma che acquistano una luce diversa nei fatti di fronte ai fatti che stanno accadendo. La, il primo nodo è proprio quello del, del pluralismo dei codici e dei mezzi comunicativi. Mm? Abbiamo parlato di DAD, ma non è solo questione di Dad: cioè è nato ed è nato da tempo un cambiamento centrale nella costruzione delle modalità eh, conoscitive. Eh, si tratta appunto di, secondo me, da anni, eh, di profondi e articolati cambiamenti nella produzione e nell'organizzazione della conoscenza. Noi sappiamo che la scuola, quella tradizionale, quella che eh, conosciamo, quella che noi più anziani abbiamo frequentato, è la scuola della stampa, è la scuola che si basa sul medium della parola scritta, strutturata uh, sulla razionalità astratta, sulla linearità, sul potenziamento dell'individualità, è la scuola della società industriale. Ma uh, sono, anni, sono anni che noi stiamo ragionando uh, e siamo anche trasformati da un mondo altro, dal mondo dei media elettrico e elettronici, che producono e organizzano la conoscenza in maniera diversa. Sono strumenti plurisensoriali, sono immersivi, sono orientati alla, alla collettività, sono partecipativi reticolari e sviluppano e si basano su un modo o altro di intendere l'intelligenza, che non è più solo, come nel codice della stampa, la capacità di concettualizzazione, di astrazione, di capire le connessioni lineari fra causa ed effetto. È una riflessione che viene da lontano, perché se voi ci pensate, quanti anni sono che ragioniamo sulle intelligenze plurime, anche al di là delle tecnologie. Ricordiamo solo il nostro padre Garner, no? del uh, della pluralismo, della pluralità, delle tante intelligenze che sono possibili. Io sono innamorato anche di Richard Sennett che ha rinnovato l'attenzione all'intelligenza dalla mano, all'intelligenza del fare, eh, abbiamo recuperi del significato della oralità, eh? non l'oralità primaria, la neoralità che si collega certamente all'innovazione delle uh, tecnologie digitali. E il nostro contesto di vita, lo sapete tutti e ce lo dice il Luciano Floridi, è il mondo dell'infosfera, è un mondo che investe tutti e ovunque con la diffusione di quella che è una tecnologia portatile, che ci accompagna, che genera eh, quella che ancora, on, ancora Floridi eh, definisce, secondo me, in maniera efficace, l'on life, eh, la vita sempre on. Ecco, a noi... Come dire, aspetta ora il compito quindi non di occuparci solo della formazione in presenza o a distanza, solo delle tecnologie che ci permettono di comunicare eh, a, a distanza, ma aspetta il compito di, di declinare nei processi di insegnamento e apprendimento queste trasformazioni che riguardano tutti i contesti. Questa secondo me è la vera sfida. E la scuola, se ci pensiamo, per quanto lenta, eccetera, non è rimasta ferma, non era ferma anche prima della pandemia. Cioè, le esperienze di introduzione dell'informatica nella scuola o di cambiamento delle tecnologie nella scuola sono già dagli anni 80 e 90, ok? E io, guardate, io stessa cioè, non mi ricordavo più che nel 2015 comunque era partito un piano nazionale per la scuola digitale eh, in Italia, che era nell'ambito della buona scuola eh, di Renzi. Un piano nazionale che sono andato a rivedermi era ben consapevole che l'introduzione delle nuove tecnologie non era solo una questione di strumenti, ma era una questione proprio di ripensare la visione dell'educazione. Quello che richiamava anche la Bruna Zani, eh, non, non è nata oggi questa esigenza di ripensare la, la, la visione di insieme, ma era già dentro la testa di chi progettava cercava di sperimentare, sperimentava anche dal basso, cioè questa idea che eh, come dire, la, 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 le tecnologie ci devono aiutare a rivedere eh, anche dal punto di vista epistemologico, dal punto di vista culturale, quella che è, dal punto di vista organizzativo, quella che è eh, l'educazione. Quindi non solo tecnologie e neppure anche, eh, questo va tenuto presente, la proposta di una... Sostituzione radicale nel piano nazionale per la scuola non si dice ecco allora passiamo dalla stampa alle tecnologie elettrico e elettroniche, ma si dice qual è il nuovo equilibrio, qual è la nuova strada, come riusciamo a connettere eh, e a le varie modalità di produzione e organizzazione della conoscenza e come aiutiamo le persone a transitare dall'uno all'altro codice comunicativo senza esserne travolti data la grande potenza che non solo scuola ma anche fuori ha proprio eh, l'infosfera. Quindi io direi che l'esperienza di, della pandemia ha messo in evidenza un uso a ribasso del medium tecnologico, spesso usato. Con lo stesso tipo di organizzazione didattica della scuola in presenza, cioè si, come tanti hanno detto, si è trasportato sul video quello che eh, veniva fatto o sulla LAIM o sulla lavagna o sui fogli. Questa riflessione, che partiva eh, appunto anche dal Piano Nazionale per l'Informatica, introduce un secondo nodo importante che è quello. Uh, su cui centriamo anche l'attenzione oggi della pluralità degli spazi educativi, della pluralità degli spazi. E per anni anche qui uh, noi abbiamo uh, ragionato sulla pluralità dei contesti formativi con delle accese discussioni sul formale, non formale, informale, sulla scuola, sull'extrascuola, sulla valorizzazione degli spazi aperti, sui luoghi di lavoro, come luoghi non solo di alternanza e di apprendimento attraverso il fare, ma anche come luoghi di apprendimento lungo tutta la vita. E lo abbiamo chiamato policentrismo formativo già a partire dagli anni 90, e dove eh, appunto sembrava consapevole, Forte la necessità di eh, tenere eh, sotto controllo questa trasformazione in corso e l'interrogativo forte allora, e oggi ritorna, è la scuola: dove si colloca, qual è il ruolo della scuola? Ci sono state varie modellistiche rappresentazioni che adesso ovviamente non richiamo, ma c'è tutta una letteratura e anche una ricerca su questa dimensione. La pandemia ha riportato il focus sull'importanza della scuola e io credo che proprio noi non possiamo invece fare meno di questa uh, visione uh, policentrica ed è lo stesso, di nuovo, mi richiamo, lo stesso, la stessa presenza, la stessa esplosione delle tecnologie che richiede di fare un nuovo passo interpretativo perché le nuove tecnologie complessificano la rappresentazione dello spazio. Non c'è solo lo spazio materiale. Ma c'è lo spazio virtuale. Cosa significa? Qui si aprirebbe tutto un ambito no, di riflessione. Bisogna ragionare sulla compresenza di spazi materiali e di spazi eh, virtuali nell'apprendimento, e sulla diversificazione educativa sia degli uni che degli altri in relazione alle varie modalità, ai vari tempi del processo educativo. Con la tecnologia, la scuola entra in famiglia lo abbiamo visto con la DAD banalmente, ma non solo entra in famiglia, entra nei musei, entra negli spazi esterni, ma con la tecnologia gli spazi altri sono portati dentro la scuola. Possiamo anche dire che con queste innovazioni comunicative tutte le istituzioni educative e tutti i soggetti in formazione si aprono o possono aprirsi, per meglio dire, a delle fonti di conoscenza che sono situate fuori dalla mura delle aule. Questo per me è importantissimo. Possono accedere ad esperti lontani, possono trarre le conoscenze uh, uh, anche lontanissime nello spazio, lontanissime nel, mh, anche nell'età e in diversi contesti. E tutta queste trasformazioni in corso, e non solo la DAT contemporanea, rende possibile la, la, i rapporti faccia a faccia, a distanza, rende possibili eh, queste, queste connessioni mentre le aule non sono più capaci di, di segregare diciamo così, i soggetti in un uh, solo luogo e va detto che le scuole, che le aule, che gli insegnanti non detengono più in modo monopolistico la definizione dei contenuti e degli ambiti di apprendimento. E questo a mio parere anche dal punto di vista concettuale incrina la distinzione netta tra eh, modelli di formazione in presenza e modelli di formazione a distanza e credo che questo sia lo sforzo che va fatto che deve essere fatto facendo anche tesoro di quello che si è sperimentato ma avendo la forza di rappresentare differentemente eh, gli eh, gli spazi eh, formativi eh, in sostanza eh, si potrebbe parlare a lungo ma in sostanza si può dire che si moltiplicano le fonti possibili da cui ricavare conoscenze e competenze attivando quella che con una commissione di latino e di inglese eh, è chiamata l'ubiquitous eh, learning cioè un apprendimento che avviene ovunque un always learning un apprendimento che si può realizzare ovunque quindi come dire il Uh, quello che, che, che diventa importante è uh, rendersi conto che, che la sfida è la capacità di rendere formativa, di rendere educativa questa nuova realtà in cui gli spazi sono molteplici. Nel prossimo seminario io credo Trentin vi parlerà di questa sua rappresentazione della commissione tra spazi materiali Spazi uh, virtuali e spazi relazionari, lui li chiama, chiama spazi ibridi di, di insegnamento e apprendimento. E questa esperienza di Trentini, l'esperienza di Tris di cui parlerà e che era nata in particolare per i ragazzi in difficoltà che non potevano, eh, o in ospedale, o, portato, o disabili, non potevano frequentare la scuola, questa esperienza era già nata prima della pandemia. Io mi stupisco di come questa lunga esperienza non sia in qualche modo entrata nella formazione o nella strutturazione della DAD nel momento in cui è scoppiata. È come se si fosse no, ripartiti da zero, pensata a un'altra cosa, mentre c'era un tesoro a cui fare riferimento e a cui eh, eh, come dire, eh, riferirsi. Quindi bisogna come dire, eh, fare io dico, un passo indietro per fare un passo in avanti, ma anche un passo a lato. E in questo c'è anche una riflessione su come cambiano proprio gli spazi della scuola. E anche qui è un dibattito non nuovo, l'architettura degli spazi scolastici. L'Emilia Romagna ha appena rilanciato, a quanto ho capito, un nuovo piano per uh, l'architettura degli spazi scolastici. No? Ha lanciato un progetto in cui dovrebbero essere coinvolti e partecipare famiglie, operatori e così via. Con l'aiuto e il supporto di Cucinella, che però già da prima della pandemia ragionava sulla modificazione degli stessi spazi scolastici, quindi non è solo l'insieme dei contesti educativi, ma è la scuola che si fa uno spazio altro, che non è più soltanto l'insieme di aule con i banchi, con le file dei banchi, ma è una, una scuola che diventa il luogo della, delle aule per la trasmissione, ma è il luogo dei laboratori, ma è il luogo del fare, è il luogo dell'incontro, è il luogo dell'apertura agli spazi esterni, è la commissione nella natura, è la, la, la open uh, door education. E in fondo riprende anche qui delle idee che non sono nuove, ma che erano come, siano come rese invisibili, perché l'idea è quella dello spazio come terzo educatore, di cui parlava Malaguzzi nelle scuole di Reggio Children, no? e Cucinella e questo nuovo piano regionale, riprende mette come un'idea. Nuova, post-pandemica lo spazio come terzo educatore quando in realtà no, eh, la ricchezza è più ampia. Cioè, cosa voglio dire? Non è che mi stupisca che si voglia ripartire da capo, eh. mi preme che, quello che già, quei passi che già si erano fatti soprattutto quelle esperienze che già erano in corso in qualche modo eh, sì. vadano eh. ah, allora devo spiegare perché è poliedro ok, io ho fatto l'esempio uh, de, de, delle tecnologie, ho fatto l'esempio del pluralismo degli spazi, ci sono molteplici altre dimensioni del, del pluralismo, quello dei tempi che è quello dell'apprendimento de, dell che non è soltanto eh, fra i giovani ma anche degli adulti che diventa assolutamente eh, rilevante perché la questione non è solo di aggiornamento eh, non è solo di imparare nuove tecniche ma la questione è, è, è molto più ampia, è una questione di vita secondo me, perché il tema delle post verità, del post umano, del transumano, di questa commissione fra natura fisica del corpo e le tecnologie, e questa, questo tema del servitù all'algoritmo sono temi che richiedono uno sforzo eh, plurimo e plurale eh, negli spazi e nei tempi eh, dell'educazione per tutte le generazioni. E non solo per i bambini o i ragazzi. Perché allora ho usato e ho dato come titolo questo del, del poliedro? Il poliedro è un solido geometrico che ha facce poligonali eh, regolari, che però che possono essere uguali il riferimento addirittura risale a Platone, oppure possono essere anche diversamente, eh, possono essere diversi, ma il problema è che si tengono nell'insieme e si tengono in maniera coordinata ed equilibrata. Al Poliedro era molto attento Leonardo, ma ecco, in epoca un po' più recente lo stesso Papa Francesco ci ha uh, spinto a pensare al mondo come un, un poliedro nell'idea di un mondo in cui, le in cui le componenti, cioè le varie facce del poliedro, si connettono in maniera non gerarchica, conservando la propria specificità compiuta e riconoscibile e contribuendo a un sistema in equilibrio. Cioè è questo che mi ha convinto a pensare al poliedro come immagine del nuovo policentrismo. Si può parlare anche di comunità e in fondo l'idea del poliedro, l'idea della molteplicità dei soggetti che entrano in relazione. Per la comunità, come dire, eh, non è sufficiente, secondo me, per fare anche un passo concettualmente eh, e intellettualmente eh, significativo e per comprendere quello che sta succedendo. È importante dal punto di vista operativo, dal punto di vista pratico. Dal punto di vista interpretativo, questa idea di un uh, insieme di eh, contesti plurimi, di, di dimensioni plurime, che fra di loro sono omogenei nel senso di, di obiettivi, di obiettivi legati allo ad uno sviluppo dell'educazione dei soggetti e della società, ma sono anche, come dire, autonomi nella loro specificità. N se noi pensiamo a una comunità, a un villaggio o a una sfera, noi pensiamo a qualcosa in cui le parti si confondono, no? sono unite ma si confondono. Il poliedro secondo me eh, dà meglio l'idea di un insieme di eh, realtà che si connettono tra di loro, che devono connettersi in maniera forte, gli angoli sono tutti co collegati tra di loro in maniera precisa, però ognuno di queste dimensioni... Deve, se vuole contribuire alla ricchezza dell'insieme, deve mantenere una sua specificità e una sua diversità. E' proprio è questo equilibrio fra le, le omogeneità e le e diversità che, secondo me, genera la sostenibilità dell'intero sistema socioeducativo, cioè il tema dell'equilibrio no? che ci permette di costruire proprio questa, uh, questo sistema educativo nelle sue plurali e diverse componenti umana, culturale, economica, sociale e organizzativo. E quindi è un equilibrio che è orientato eh, contemporaneamente allo sviluppo delle persone, allo sviluppo delle società e allo sviluppo dell'ambiente fisico. E qui possiamo, potremmo ragionare con forza in un altro seminario su cosa fa la scuola e non può venire meno perché l'ubiquitous learning non sta in piedi da solo se non c'è qualcuno che lo aiuta. Grazie. Potremmo anche applaudire. <ride> anche se siamo qua. Bene, grazie mille a Graciella Giovannini anche per tutte le sollecitazioni. Vedo eh, Laura Venturi che sta prendendo appunti per le conclusioni, quindi riprenderà alcuni punti fondamentali. Grazie per la spiegazione del poliedro della sostenibilità educativa, che adesso credo sia stato chiarito in, quale, in tutto il suo significato. Bene. Do la parola adesso ad Alessandra Gigli che prima parla lei. Adesso dopo la sociologa sentiamo una pedagogista e poi uno psicologo. Noi siamo multidisciplinari e quindi interdisciplinari. Alessandra Gigli è, è, è scusa, pedagogista. Scusa, eh, pedagogista. <ride> È pedagogista e Giannino Melotti è psicologo. Insegna psicologia sociale e um, scienza dell'educazione. Entrambi e quello che mi ha colpito, che sono andata a vedere ovviamente nei vostri, nei vostri curricula, insegnano insieme, credo anche quest'anno, o l'avete fatto anche quest'anno, educazione e formazione esperienziale e outdoor nature based. parentesi, eh, al, al corso di laurea appunto eh, nel dipartimento di scienza dell'educazione quindi uno con il contributo della psicologia sociale dei gruppi l'altro con il contributo della pedagogia esperienziale nature based e entrambi fanno parte ma questo è già, lo vedo già nel, nella prima slide del centro di ricerca sull'educazione la formazione esperienziale e outdoor CEFEO è, il, è la sigla e, di cui fanno parte altri colleghi, fra cui anche Alessandro Tolomelli che ricordo perché è un membro del Comitato Tecnico Scientifico del Festival, che appunto vabbè, lascio la spiegazione ad Alessandra Gilli di che cos'è il cefeo. Sì, adesso te lo scivoliamo. ecco qua, quindi allora io sono abbastanza distanziata da voi per potermi smascherare. Eccomi qua. Allora, intanto grazie di averci chiamato, grazie prof, grazie a, a tutti gli organizzatori e mh, cercheremo di essere brevi, abbiamo poco tempo ma tantissime cose da dire e quindi mi aggancio subito al mh, tema di cui ci occupiamo uh, con Giannino Melotti e molti altri colleghi in questo centro di ricerca perché parleremo di extrascuola e siamo stati convocati per parlare di questo, e però, le riflessioni della professoressa Giovannini mi hanno subito richiamato un termine che forse nelle slide non c'è, che è quello di anticorpo pedagogico. e Tutta la tecnologia, insomma, abbiamo tutti, tutti i dati, le ultime ricerche fatte negli ultimi anni ci dicono che c'è una maggiore esposizione alla tecnologia dei giovani, delle giovani... Eh, per cui eh, tutta la tecnologia che può essere un bene, può essere un male, ha una medaglia con due facce, non mi addentro in questo, però ha bisogno di una compensazione, secondo noi. E la compensazione è appunto l'anticorpo pedagogico del fare esperienze in natura. Ora, fare esperienze in natura a scuola, c'è un filone di eh, didattica in natura, didattica quindi non solo outdoor, che significa poi semplicemente fuori, ma proprio nature based, perché ha contatto con la natura, perché è questo il, noi utilizziamo questo termine, perché outdoor education in Italia, sappiamo, significa... Qualcosa che si fa in, nelle scuole, nella fascia prescolastica, anche, quindi nei bambini molto piccoli, ehm, con finalità fondamentalmente didattiche e può essere fatto anche in un urbano, in un territorio urbano, non necessariamente con una natura, con un wilderness. No. Invece noi parliamo anche di attività che portano i soggetti a stretto contatto esperienziale, quindi non una uh, fruizione consumistica, predatoria, non so come dire, edonistica della natura, che eh, ci facciamo il selfie eh, nel, nel posto bello, no, non necessariamente questo, ma proprio un mettersi alla prova. E allora adesso vado un pochino avanti, queste slide sono tante io. Penso che ne farò vedere solo poche, però mh, era giusto per richiamare il fatto che non ci stiamo inventando niente. Queste esperienze sono attive sul territorio italiano da almeno 30-40 anni in maniera continuativa e abbiamo solide radici eh, in ambito pedagogico ed in ambito psicologico psicologia sociale, psicologia del lavoro, dei gruppi, anche questo non ho il tempo per esporvelo, però in molte pubblicazioni potete trovare queste, insomma, i riferimenti, se andate anche sul sito del nostro centro di ricerca ci sono tutti i riferimenti, oggi vado un po' in velocità proprio per dare l'idea che comunque c'è un solido sapere che sostiene questo approccio. Um, il fatto che il contatto, l'esperienza con l'ambiente naturale, con l'elemento naturale uh, portino dei benefici, anche questo è piuttosto consolidato. Ci sono molte evidenze in molti ambiti della ricerca, um, vari ambiti della ricerca, anche medica. Um, che parlano appunto di questi effetti positivi sulla salute fisica e fin lì ci arriviamo tutti. Eh, devo anche dire che con il Covid, almeno dai nostri dati, ehm, pare che sia aumentato il bisogno di natura. Il bisogno di natura, io per esempio ho fatto delle indagini con i genitori e mi hanno tutti, molti genitori, indicato come primario bisogno per i propri figli quello del contatto con la natura. È mancata e quindi forse ci si è reso conto che. Eh, provoca un benessere psichico, si riduce lo stress, l'ormone dello stress cala. Adesso anche qui non faccio tutta la, la, la disquisizione su questo. Quello che eh, sottolineo è che forse sfugge un po' delle volte: è che in alcuni casi, quindi in determinati setting di esperienze in natura, eh, sono incrementabili le competenze sociali e relazionali. Quindi lo stare insieme, il sapersi esprimere, l'ascoltare l'altro, mettersi alla prova, eh, quindi anche l'aumento dell'autoschia. Dell stima e del senso di autoefficacia, self-empowerment e non ultimo, fondamentale per noi, questo tema della sensibilità ecologica, perché stare e fare esperienze in natura costringe al contatto con un paradigma che connette. Non so se con questo termine mi, posso mi possiate capire in, in poche parole, però, che cosa connette? Il fatto di essere gli uni connessi agli altri, l'interdipendenza, viene potenziato tantissimo il senso dell'interdipendenza. E mi sembrano tutti questi già detti fin qui anticorpi pedagogici contro una situazione dell'attualità, soprattutto se parliamo di giovani eh, eh, giovanissimi che hanno assolutamente bisogno di recuperare questa, questa dimensione di messa alla prova esperienziale. Quindi, che si può fare ovunque, ma eh, con un plus che è appunto il contatto con eh, l'esperienza in natura. Noi la chiamiamo. Dov'è la freccetta? Ecco qua uh, nature based appunto per questo motivo, non per rinnegare l'outdoor education, no, non è questo. È che ragionandoci e avendo fatto una ricerca anche con Giannino e con Chiara Borelli che è laggiù, uh, <ride> per capire quale fosse lo stato dell'arte dei progetti di questo tipo uh, extra scuola uh, in Italia abbiamo trovato una grande confusione, una sorta di giungla terminologica. Eh, non c'è un, un ordine, diciamo, non c'è un, un accordo internazionale, allora abbiamo detto, ok, eh, nature based è un termine ombrello che comunque eh, esprime un mh, significato centrale che è quello dell'esperienza, del contatto, eh, a contatto con la natura. Eh, qui ci potremmo soffermare un bel po' a, a disquisire su come classificare questi progetti, ma non è l'intervento. Intento di oggi. Ehm, ecco, noi abbiamo però classificato eh, le attività possibili in natura ehm, con queste cinque categorie. E oggi vi parlerò di educazione avventura. Vi parlerò brevemente, poi il collega eh, approfondirà con degli esempi di progetti svolti sul territorio di Bologna e eh, con studenti delle scuole. Mh, di secondo grado sì, e poi ci sono gli altri ambiti che non sono da meno, non sono meno importanti, ma oggi non abbiamo modo di parlarne. Che cos'è l'educazione avventura? È in sostanza eh, qualcosa che si fa in ambito extrascolastico, cioè con il supporto di educatori professionali e con tecnici che eh, a seconda delle attività che vengono svolte devono affiancare necessariamente gli educatori. Vi faccio l'esempio: se andiamo in barca a vela dobbiamo avere uno skipper, se andiamo ad arrampicare su roccia dobbiamo avere una guida alpina, se andiamo a camminare possiamo anche andarci con degli accompagnatori. Quindi serve un'equipe interdisciplinare e ehm, come da credo dagli anni Ottanta a Bologna ci sono stati progetti di questo genere, eh, io ci ho lavorato io stessa all'epoca per la uh, prevenzione della marginalità e della devianza minorile, qui si può lavorare anche su obiettivi diversi che sono anche quello della prevenzione dell'abbandono scolastico. E eh, appunto parleremo di progetti. Eh, che, che, fanno che cercano di eh, qui, insomma trovate un elenco di, di possibili eh, nella, nella parte verde dello schema, nell'altra parte trovate invece il confronto con altri possibili approcci, uno è quello delle terapie, delle terapie o delle riabilitazioni a contatto con la natura ed è un target diverso oppure la formazione, la formazione che si svolge attraverso l'esperienza eh, in natura. Noi, Ora parliamo di adventure education, di educazione avventura, e sottolineandone alcuni aspetti. Intanto il fatto che eh, è buffo, ma l'educazione è sempre un'avventura, quindi nel momento in cui si parla di educazione avventura si dice qualcosa di molto noto, eh, perché ha a che fare con l'inatteso, con uno spostamento che ehm, in qualche maniera costringe i soggetti, tutti, sia chi eh, sta educando, chi, chi è in quel momento nel ruolo dell'educando a mettersi in gioco e di fare i conti con l'inaspettato, l'inatteso e proiettarsi nella dimensione del futuro. Pensate un po' a queste attività che possono essere, non so, un trekking di più giorni mh, in montagna. Ecco, abbiamo a che fare con una serie di mh, dati di realtà, mh, il tempo, mh, la, la stanchezza, lo zaino sulle spalle e l'altro da noi che ci aiuta o che ci eh, ostacola e quindi abbiamo a che fare con la relazione, poi abbiamo a che fare anche con il futuro, con la dimensione del, dell'arrivare, con la dimensione del giungere e, e raggiungere una meta quando ci si riesce del tutto è anche molto gratificante e quindi l'avventura è oltre a essere una parola insita nell'educazione, nel processo educativo comunque, assume anche eh, il significato di dispositivo metodologico perché viene utilizzata proprio come dimensione eh, specifica. Appunto che permette questo, queste, al, questi punti che trovate scritti qua, eh, acquisire abilità sociali, sperimentare l'interdipendenza, eh, prendersi cura delle relazioni, comunicare adeguatamente, eh, la cooperazione, l'affiatamento, il sostegno reciproco, eh, questa interruzione di connessione che spesso c'è, perché delle volte sapete ci sono delle zone del mondo dove non prende il telefono e quindi si lascia un po' quella cosa. Eh, chiusa, spenta e ci si confronta col fatto che non c'è possibilità di essere connessi se non con quello che ci circonda in quel momento, qui ed ora, e questo è molto importante come anticorpo, e, e soprattutto appunto ci mette in contatto con tutto il resto, cioè non possiamo affrontare un'avventura senza tenere presente tutte le dimensioni dell'avventura. E questo modo di pensare che connette, che non separa, è ehm, diciamo il filo conduttore di queste attività. Si esce da una zona di comfort e si entra in una zona di sfida. Uh, qui trovate, vedete questo qua è una foto di, di una lezione di master che abbiamo fatto due settimane fa. In cui abbiamo costretto i poveri partecipanti a, a infilarsi in qualche buco. Questa è la grotta della spipola, eh, lezione universitaria, quindi eh, post universitaria. Ecco, dovevamo passare dentro una strettoia. Ora lì eh, vengono, fuori, vengono fuori le cose, ci si, ci si espone a un rischio, che però è un rischio ovviamente controllato. Calibrato, ragionato e quindi è molto soggettivo, non c'è un rischio in sé, cioè non andiamo a cercare, non sono sport, sport estremi eh, dove c'è un po' questo atteggiamento di mh, sfida e di, da raggiungere a tutti i costi. Eh, non è la performance che ci interessa, ma è il processo attraverso cui si, ognuno arriva a guadagnare qualcosa. Questo qualcosa può anche essere, avere a che fare con la frustrazione. Ed è un altro di quei temi che agli adolescenti oggi forse come dire, hanno bisogno di confrontarsi con la, real la frustrazione nella realtà e non nella dimensione virtuale. Um, qui trovate alcune parole chiave, tra le quali c'è quella del lavoro di rete, che non so se va ancora di moda, <ride> non so se si può parlare di comunità, perché secondo me sì, però sai, non si sa mai qua, eh, non si sa mai, però di fatto questi progetti vengono fatti perché si attivano delle, delle sinergie tra enti, tra istituzioni e tra agenzie educative, quindi fra l'ex-scuola e la scuola, e quindi eccola là la, la, il poliedro che dicevamo prima che in qualche maniera si realizza. E, um, usiamo la metafora, il rischio e il senso del limite proprio come eh, dispositivi eh, pedagogici su cui fare leva e ci deve essere un grande lavoro, non si può improvvisare, ci vuole una struttura progettuale. Di un certo livello, di un certo spessore e soprattutto c'è il tema di come valutare gli esiti di questi progetti che è molto complicato, cioè si va da una base molto semplice che si può, forse magari ne parli anche tu dopo, ecco, molto minimale per cui si valuta prima e si valuta dopo e si vede se uh, il tutto ha funzionato, ma si dimentica tutto il processo che c'è in mezzo, le variabili che hanno inciso sull'esito, eccetera, oppure si va su modalità di valutazione un pochino più complesse e articolate che richiedono comunque un, un appoggio cioè, mh, devono essere considerate nei, nei progetti non possono essere un'aggiunta un, un in più penso di aver finito quindi sono stata nei tempi Perfetto, sì. Sì, mi eh, riservo per poi per di se ci sono sì, eh, facciamo un cambio sì. allora io per adesso mi fermo ma poi sono qua per eventuali grazie allora, qui devo uscire da questo, direi. Ecco, bene, ringrazio, ringrazio tutti i colleghi per l'invito. Adesso io continuerò l'intervento della mia collega Alessandra. Eh, presentando alcuni progetti eh, di educazione e avventura che eh, sono stati rivolti sono rivolti a gruppi di adolescenti e che sono implementati nel territorio bolognese. Però prima di, mh, affrontare questi, cioè prima di fare questa presentazione di questi due progetti, vorrei un attimo puntualizzare. Eh, alcune caratteristiche dell'adolescenza in quanto essendo questi progetti ehm, rivolti appunto a gruppi di adolescenti vorrei un attimo puntualizzare quali sono diciamo, gli elementi centrali dell'adolescenza in maniera per capire un attimo meglio il quadro, del, quadro teorico di riferimento e, e per farlo utilizzerò appunto uno, uno di quegli strumenti pedagogici che vengono utilizzati in, um, nei progetti educativi di, di Nature Based che ha elencato prima la mia collega che è quella della metafora quindi vi, farò, vi parlerò dell'adolescenza dell in termini metaforici L'adolescenza è un periodo di vita che spesso viene paragonato a un viaggio che un equipaggio intraprende con una barca a vela, con una imbarcazione a vela, in esplorazione di terre sconosciuti, popolazioni sconosciute, e quindi un viaggio anche in mari, in acque sconosciute, che richiede delle sfide, richiede la necessità di affrontare degli imprevisti che si pongono durante il viaggio e che devono essere naturalmente superati per poter riuscire a concludere il viaggio, quindi per riuscire ad approdare in queste terre sconosciute. Ehm, qua, per andare avanti. Non, non ho la, visuale, la visualizzazione, scusate. Vabbè, faccio così. No, non lo vedono. Scusate, problema tecnico. Ok, perfetto. Bene, detto questo, che cos'è l'equipaggio? Beh, l'equipaggio in questa metafora è, rappresenta il gruppo dei pari, il gruppo dei pari che accompagna in questa fase di vita gli adolescenti. Vorrei soffermarmi un attimo su questa quest idea, su questo concetto perché è estremamente importante considerando che i progetti che andremo a vedere sono progetti appunto che vengono um, eh, eh, realizzati e rivolti appunto a gruppi di adolescenti. Bene, il gruppo dei pari è stato definito un, un vero e proprio laboratorio sociale da sheriff and sheriff, in quanto è un contesto dove l'adolescente può sperimentarsi, può mettersi in gioco, può eh, sperimentare quelle che sono le competenze sociali che ha acquisito fino a quel momento eh, all'interno della famiglia, attraverso il processo di socializzazione primaria, o anche attraverso le relazioni che ha avuto con i compagni di scuola nell'ambito scolastico. E, e quindi diciamo che nel momento in cui l'adolescente si affaccia a questa fase di vita, quindi si appresta a effettuare il suo viaggio, il suo, il suo viaggio insieme a un altro gruppo di, di, di coetanei, eh, è portatore di una serie di, 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 di un bagaglio di, di, di conoscenze, di competenze, di competenze sociali. Naturalmente, queste competenze, più sarà ricco questo, questo bagaglio, più eh, probabilmente sarà facile, o perlomeno eh, probabilmente, il, più probabilmente l'adolescente riuscirà a superare le sfide, gli imprevisti che gli si pongono di fronte durante questo viaggio, eh, proprio perché potrà attingere a questo, a questo bagaglio. Quindi quello che vorrei sottolineare è che L'adolescente, nel momento in cui si affaccia a questa fase di vita, non è eh, una tabula rasa, è un individuo che ha una serie di competenze sociali che naturalmente ha acquisito nel suo mondo eh, familiare o, comunque, in altri contesti di crescita, come potrebbero essere le comunità per i minori, o comunque in contesti dei carriera che si, si occupano del, del, dei suoi processi di crescita, che si fanno carico dei suoi processi di crescita. Eh, nella metafora, il porto sicuro da cui i viaggiatori l'equipaggio parte naturalmente rappresenta la famiglia, eh, la famiglia, appunto i caregiver che, che si sono fino a quel momento occupati di loro. L'adolescente parte, si allontana, attiva, eh, diciamo quel, vive quel processo di deindividuazione rispetto alle figure genitoriali. che, lo porterà appunto a conoscere terre nuove, esplorare nuovi modi di essere, nuovi modi di pensare. E proprio questa esplorazione di terre sconosciute, di popolazioni sconosciute, coincide con uno dei compiti fondamentali in adolescenza, che è quello dell'acquisizione della, della, dell della propria dignità. È durante l'adolescenza che avviene il, il compimento del processo di... Acquisizione eh, di sviluppo e di acquisizione dell'identità. Diciamo che nel momento in cui l'adolescente um, entra nel mondo degli adulti, quindi di fatto abbandona questa fase di vita perché è diventato adulto, possiamo affermare che ha acquisito eh, un senso di identità stabile. E, ed è proprio in questa esplorazione, attraverso questa esplorazione, che eh, avrà occasione di incontrare anche altre persone che fino a quel momento non aveva avuto occasione di, di conoscere. E quindi si potrà confrontare, potrà imparare a conoscere nuovi modi di pensare, atteggiamenti, eh, valori, opinioni, eh, diverse da quelli che fino a quel momento, finché era, aveva vissuto, con, eh, aveva partecipato ai processi di crescita eh, all'interno della famiglia. Quindi sarà qualcosa di nuovo. Diciamo, L'idea di, di esplorare nuove terre coincide un po' con questo processo di eh, creste sviluppo e sviluppo dell'identità e quello di incontrarsi con nuove popolazioni coincide un po' con il processo del, di individuazione dalle figure genitoriali. Ecco, naturalmente tutti auspicheremmo che il viaggio dell'adolescente fosse un viaggio molto tranquillo, senza troppe difficoltà, che viene condotto in un mare calmo e che ti permette di approdare a queste terre in maniera molto tranquilla. Per alcuni, certamente, la situazione può. Il viaggio, questo viaggio potrà anche essere così. Più Facilmente, però accadrà che durante il viaggio ci si imbatta in quelle che sono delle vere e proprie sfide, dei veri e propri imprevisti che necessitano di essere affrontati e superati. In, questa, diciamo, in, questo, in questo processo eh, diventerà di, di nuovo allora, molto importante quel bagaglio di competenze sociali che aveva acquisito all'interno della famiglia e che erano la base del diciamo che, che erano la base su cui poter affrontare il, eh, questo viaggio. E, quindi potremmo avere degli equipaggi che sono molto preparati di fronte a una, una, una tempesta improvvisa, eh, riescono ad organizzarsi, a collaborare per riuscire ad affrontare questa tempesta e quindi la supereranno e riusciranno a continuare il loro viaggio e ad approdare a, nelle terre sconosciute. Eh, ma ci sarà anche il caso in cui l'imprevisto, la sfida sarà talmente forte che eh, porterà l'adolescente a dover ritornare nel proprio porto sicuro. Quindi, metaforicamente, chiedere aiuto alla, ai propri genitori, alla famiglia, agli adulti significativi, agli insegnanti, eccetera. Poi, eh, infine, c'è anche quel caso, ci saranno anche dei casi che si auspica siano veramente molto pochi, in cui in realtà la sfida ti fa naufragare, e qui naturalmente sto pensando a quei casi dove gli adolescenti traprendono carriere deviante, devianti, eh, incappano, incappano in, in psicopatologie, eh, dipendenza da sostanze e via di seguito. Bene. Detto questo vorrei presentare appunto due progetti eh, di Adventure Education che sono realizzati nella provincia di Bologna. Il primo è eh, con la testa nei piedi della carovana COP e l'altro è camminamento eh, dei Xapsa 2 Onlus. Entrambi i progetti sono in Progetti di Adventure Education che si basano su delle attività di camminata, quindi di trekking, rivolti ad adolescenti a rischio eh, di drop out scolastico e di ritiro sociale, di ritiro isolamento sociale. Il, il, il progetto di Carovana è stato avviato nel 2019, proprio in questi giorni. Eh, è stata avviata la seconda edizione. Il progetto di XAPSA è stato avviato nel 2021. Bene, parliamo del, di Con la testa nei piedi di Carovana Copp, eh, è rivolto a 14 adolescenti del biennio delle scuole secondarie di secondo grado con fragilità nel rapporto col mondo esterno e con i compiti sociali attesi alla loro età. Eh, questo progetto prevede l'alternanza ogni 15 giorni di uscite in natura e incontri invece stanziali: incontri che avvengono o nella scuola o in contesti significativi del territorio: eh, quindi 8 uscite in natura, 8 incontri stanziali. Eh, ehm, gli educatori poi hanno anche la possibilità di attivare. Volendo eh, dei, in parallelo degli incontri con eh, i genitori dei ragazzi che partecipano. Le finalità riguardano la riattivazione del desiderio di crescita e di esplorazione della propria vita e eh, concetti chiave sono l'avventura come, come luogo in cui trovano appunto, spazio le spinte dell'adolescenza l'emozione, il vissuto emotivo come vissuto personale mh, e di gruppo che trova spazio nella memoria e nella condivisione tra i partecipanti e infine la eh, scoperta di sé, la scoperta e la riscoperta di sé, di quelle parti di sé eh, magari tenute nascoste eh, e, e che sono fondamentali appunto in questo periodo di vita che eh, ha a che fare proprio con il processo di sviluppo dell'identità. Dell Gli obiettivi mh, di questo progetto con la testa nei piedi beh, eh, quindi, cioè, sono elencati, hanno a che fare soprattutto con eh, l'area diciamo, dello, dello sviluppo eh, dell'identità, quindi la scoperta e la riscoperta di sé. Consideriamo che questi ragazzi sono ragazzi eh, appunto a rischio di drop out scolastico, per cui diventa molto importante anche nell'ambito dell'orientamento, la professoressa Pombeni ce lo ricordava bene, no? di quanto sia importante per l'orientamento degli adolescenti lavorare molto sulla scoperta e la riscoperta delle proprie caratteristiche, delle proprie competenze, dei propri desideri, delle proprie aspettative nei confronti del futuro, eccetera. E altro aspetto, altra area degli obiettivi riguarda naturalmente... Eh, la capacità di eh, stare in gruppo. Mm? Questi ragazzi eh, a rischio di isolamento sociale non sono, poi eh, oggi con il Covid a maggior ragione, non sono mm, molto abituati a stare insieme agli altri. E questa diventa un'occasione per imparare a stare insieme in gruppo. Poi naturalmente un altro aspetto, sicuramente comunque non, non secondario, è quello di... Eh, Attraverso questa attività imparare eh, quelle conoscenze, quelle competenze significative, quelle tecniche eh, di base eh, che ti permettono di stare in, in natura. Il progetto Cammina Mentre, Orientamento Formativo ed Educazione in Natura di XAPSA 2 Onlus, è rivolto a sette minori che sono in carico al servizio sociale per i quali è stato attivato un intervento di contrasto alla dispersione scolastica. Eh, sono ragazzi e ragazze che partecipano assieme a una coppia di educatori, quindi un, un educatore e un'educatrice, a delle camminate svolte in natura nel territorio nostro appennino soprattutto eh, e eh, sono previste cinque uscite, di cui una eh, anche con un soggiorno eh, esterno quindi un, un pernottamento all'esterno. Vado rapido. Gli obiettivi anche qui, come in maniera analoga a quelli di, 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 di Caravana Coop, eh, ridurre i comportamenti a rischio, attivare strategie positive e significative che promuovono il successo formativo, sollecitare la, la passione per la montagna e eh, sviluppare un senso di identità di gruppo. Quello che mh, per concludere eh, vorrei aggiungere è che sia eh, XAPS sia Carovana, insieme al CEFEO, il Centro sull'educazione e la formazione esperienziale outdoor eh, stanno eh, lavorando eh, separatamente eh, per la realizzazione di alcune schede di osservazione che possono permettere di analizzare e valutare quelli che sono i processi che si attivano durante queste esperienze. In maniera da poter arrivare a valutare l'efficacia di questi interventi. Le schede di osservazione che stiamo realizzando insieme anche ad Alessandra e a Chiara Borrelli, che è laggiù in fondo. Eh, sono schede mh, di osservazione che abbiamo insieme, eh, sia Carovana che XAPS, abbiamo, abbiamo co-costruito insieme, eh, tenendo ben presente quelle che sono le specificità dei loro, dei loro interventi. Quindi abbiamo lavorato separatamente con queste due cooperative proprio al fine di realizzare delle schede che siano anche sentite come proprie dalle due, dalle due realtà. Grazie, io avrei concluso. Grazie mille ai due relatori per tutti gli, gli spunti che ci hanno dato. Sì. Intanto che c'è un cambio qui al tavolo con me, invito il professor Bombardi che spero che si collochi immediatamente perché deve parlare subito. Matteo Casadio. No, no, qua, qui, qui, qui. No, no, ci stiamo tutti, ci stiamo tutti. E Laura Tagliaferri. allora Ah sì, microfono, intanto volevo un attimo presentarla però, <ride> intanto che si accomoda anche gli altri. Francesco Bombardi, l'ho un po' già detto ma lo, lo ripeto, è architetto, insegna industrial design presso il Dipartimento di Ingegneria a Reggio Emilia dell'Università Unimore, eh, l'Università dell di Modena e di Reggio e dal 2015 si occupa di progettazione di spazi per la ricerca e lo sviluppo e eh, laboratori per le scuole. Ha avuto diversi premi, credo che ci sia anche in una delle sue slide. Progetta la, la piattaforma del food shuttle di eh, Cheerfood, non mi vendo a dirlo in inglese, invece probabilmente è in italiano, Cheerfood, i vulcani, i laboratori STEM per la COP SELIOS, il progetto Educational ed è stato invitato a rappresentare la regione Emilia-Romagna a Expo 2020 Dubai che ha suscitato la mia invidia più sincera devo dire va bene adesso le cedo la parola ecco qua Perfetto. grazie Bruna Zani grazie per avermi invitato e buonasera a tutti mi eh, sì, vedete anche se sono qua dietro un po' siamo un po' tutti Eccoci. Allora, io sì, ehm, devo dire che sono un architetto come dalla presentazione, però in, in realtà non ho mai realizzato un edificio scolastico nella sua interezza. Piuttosto eh, ho realizzato tante piccole, se vogliamo, eh, azioni veloci e mirate concertate con gli insegnanti e i dirigenti scolastici, e questo eh, eh, ci tengo a sottolinearlo. Eh, perché è un aspetto fondamentale del, del, del mio lavoro e del, e del mio approccio, diciamo. E attraverso tutte queste azioni eh, messe in sistema sono riuscito, piano piano, ma è tutta una cosa in divenire, eh, a costruirmi un'idea di scuola, che è l'idea di scuola che, che vorrei condividere questa sera qui con voi. Ed è un'idea di scuola basata su un approccio sperimentale, quindi... Eh, questa diciamo, è la linea, linea di indirizzo prevalente e anche l'introduzione di una serie di strumenti o dispositivi che poi a me piace più chiamare predispositivi perché predispongono all'apprendimento all ma nello stesso tempo introducono una qualità che può essere una qualità di spazio ma anche una qualità di relazione. Ecco, quindi ehm, ho portato qualche esempio da, da condividere con voi così... Parliamo di casi concreti che non abbiamo neanche avuto tanto il tempo di elaborare ecco, dal punto di vista teorico. Eh, siamo, noi siamo della, di quelli del learning by doing, cioè impariamo facendo e poi soprattutto in questa fase dove è eh, tutto in movimento e siamo in una fase di emergenza. Eh, abbiamo eh, adottato questo metodo sperimentale con tutti eh, i dubbi del caso, poi correggendo eh, durante il percorso. Questo progetto è un progetto di Copselios. Che è una cooperativa sociale, si chiama Vulcani, ed è, è un laboratorio per sviluppare e favorire il pensiero scientifico, eh, 06 e scuole primarie. Ed è una microarchitettura eh, che si, vi potete immaginare, potete. Eh, farvi un'idea qui, poi vi farò vedere qualche altra immagine, su ruote con una presenza totemica intorno alla quale i bambini si raccolgono e eh, riescono a sviluppare questa esperienza di indagine verticale, che è un po' la caratteristica peculiare di questo oggetto, perché noi siamo abituati a lavorare in orizzontale sul tavolo, no? questo è invece pensato per poter lavorare su più piani, in verticale. E poi integrare le tecnologie eh, in modo non invasivo, che non disturbino, che non siano in mezzo fili, proiettori. Quindi la struttura ha un'intelligenza nel, nella capacità di inglobare quasi per magia eh, di fare luce, eh, di emettere dei suoni, di fondere degli aromi quindi, e, e poter costruire velocemente anche dei piccoli teatrini, delle, degli, delle scene anche per lo stop motion e per attività. Che eh, io vedo eh, realizzare molto spesso nelle scuole. Ecco, questo è l'oggetto eh, realizzato eh, dove già si sta facendo una sperimentazione con gli atelieristi, gli educatori. E vedete la foto che a me piace molto, quella in basso, questa del, dei bambini che guardano da sotto il tavolo. Quindi, stare sotto è una cosa. Eh, fantastica che loro apprezzano tantissimo, che noi abbiamo cercato di valorizzare sotto un tavolo luminoso, per cui tutto quello che succede sopra eh, traspare attraverso le ombre, i riflessi, i giochi di luce e possono lavorare su questi tre livelli. Eh, tra l'altro, ispirati ad una macchina che era la multipla in camera di Walt Disney, che avevo usato per costruire l'effetto di profondità, per esempio nel film di Bambi, se qualcuno di voi se lo ricorda, la scena del bosco. Ecco, questa è un po' diciamo, la, la, la tecnologia, la macchina che ha, ha, mi ha ispirato nel disegno di questo, eh, di questo oggetto, che trae la sua forza dal coinvolgimento di un team di competenze interdisciplinari. Vedete che lista! Di, quindi, siamo un team eh, importante di competenze e stiamo lavorando per costruire quello che vedete un po' qui, che è un ecosistema di laboratori, quindi tanti con delle specificità diverse e su questo stiamo lavorando, come diceva Bruna, eh, per portare eh, il progetto a Dubai, all'Expo, al Padiglione Italia e rappresentare la regione Emilia-Romagna. E su questo in effetti è bello però si può immaginare un po' la tensione che abbiamo adesso eh, che siamo molto a ridosso un altro progetto è il food shuttle di cheer food che mh, è una piattaforma eh, chiamiamola pop up che si apre e si chiude ispirata alla struttura dell'atomo alle macchine leonardesche eh, così con questi meccanismi eh, che, che lo trasformano ed è fatta per passare attraverso una porta per viaggiare da una scuola a un'altra e eh, attivare attraverso tutta una serie di tecnologie integrate, un'esperienza di, eh, di esplorazione del cibo che trasformi l'occasione ordinaria del pasto in un'occasione invece straordinaria di eh, scoperta dei valori del cibo, eh, la provenienza e, e poter anche interagire, assaggiare. E abbiamo, mh, siamo riusciti a dimostrare facendo più di 30 attività nelle scuole con questo che è un oggetto performativo. Se, come vedete qui, poi dopo io mi metto la tuta da astronauta, noi ci vestiamo col cuoco e facciamo questa attività con dei tempi teatrali, stando molto attenti, costruendo l'attività insieme al prodotto, insieme a questo oggetto, per costruire l'esperienza complessiva nei tempi di attenzione dei bambini, per cui abbiamo lavorato molto per realizzare un modello eh, che, che potesse andare bene, di, efficace, per poter eh, coinvolgere i bambini. E in questa diciamo, eh, giornata speciale dove poi questo oggetto sostituisce il carrello che, che distribuisce il cibo che, che voi conoscerete. Su questo c'è un sito a cui vi rimando se volete approfondire. A Fucciato.it. Ci sono tantissimi materiali, video, foto dell'esperienza dell che abbiamo sviluppato. Questo è un altro progetto sempre sul cibo, perché evidentemente la vocazione reggio Emilia comunque anche in Italia, ma. È bene perché io credo che sia poco, sviluppa, poco sfruttata questa dimensione della cucina come laboratorio, no? per cui la cucina è sempre considerata un luogo pericoloso, non accessibile per sicurezza. Quindi abbiamo cercato di portare fuori qualcosa, ecco, non tutto, qualche processo che potesse eh, stimolare i bambini in un ambiente accogliente, in un ambiente familiare, caldo, quindi ehm, dove loro potessero sentirsi a loro agio per poter fare sperimentazione, ma anche fare una didattica legata non necessariamente. Alla cucina, ma la storia, la scienza, la geografia, si può parlare di tutto cucinando. No? Questo lo sappiamo lo sappiamo tutti. Questo è un grande tagliere eh, con delle bolle ispirate alla formattazione: ogni bolla ha delle funzioni che sono: eh, adesso qui non vi descrivo tutte, però eh, c'è un orto idroponico, un mulino elettrico, c'è una macchina del vapore, c'è una pressa da erbario e, e poi la possibilità di archiviare. Eh, I contenuti delle, del, della, delle attività. Eh, forse avete notato in questi primi progetti che vi ho mostrato che c'è un elemento ricorrente che è l'integrazione tecnologica, è una cosa non semplice. Eh, vedo dove, dove può essere utile anche il mio contributo, che anche se non sono io un ingegnere o un tecnico, però. Eh, comunque ho sempre lavorato e ho eh, sfruttato alcune esperienze come questa che vi faccio vedere che mi hanno arricchito molto da questo punto di vista mh, legato alla fabbricazione digitale in particolare. Vi parlo del Fab Lab, il fenomeno dei Fab Lab forse li conoscete, chi non lo conoscesse ehm, sono due, due parole, due officine aperte al pubblico che mettono a disposizione fabbricazione, eh, strumenti e competenze per realizzare dei prototipi di idee. È stato il Fab Lab eh, considerato un riferimento per la stesura del piano nazionale della scuola digitale, viene citato anche nella riforma della buona scuola e io ho collaborato eh, nel 2016 proprio per aiutare a mettere giù questi aspetti, gli aspetti più rilevanti anche dal punto di vista dell'apprendimento. Reggio Emilia è stata fra i primi a sposare il progetto dopo Torino ed è stata effettivamente un'esperienza straordinaria eh, che ha coinvolto tutta la città, che da subito mi ha dato un'indicazione. Un'indicazione di. Questo è parmigiano reggiano tagliato al laser, una Wunderkammer. Questa è una macchina caffè stampata in 3D, questa è la macchina per fare l'aceto, eh, questa è la macchina per tagliare la pasta che viene chiamata Nonnabot. Cose eh, non eh, da fare in confronto tra tradizione e innovazione. Abbiamo fatto delle gare con le Arzdore eh, straordinarie, abbiamo sempre perso, però intanto le abbiamo provocate con oggetti strani. Ecco. Eh, cose non pensiate che siano cose che costino molto, questi sono oggetti che abbiamo costruito con poco più di 100 euro per dire, però l'abbiamo disegnato noi, abbiamo stampato i pezzi in 3D e abbiamo, ci abbiamo messo più che altro il tempo e la voglia di scommettere ecco, su qualcosa che può volendo generare una riflessione e stimolare anche un dibattito. Questo è un orto indoor che abbiamo sempre costruito lì. Nel 2014, quindi tutto controllato in remoto con un'app da distanza che controllava l'umidità del terreno, eh, agiva sull'irrigazione, e eh, poi adesso non, non mi soffermo più di tanto. Piuttosto mi premeva farvi vedere come la vocazione del territorio eh, ci ha portato a eh, immaginare un Fab Lab sul cibo. Per cui siamo passati a Reggio Emilia a fare l'offi Cucina, che è un master, eh, che è stato progettato per un Master eh, Food Innovation Program e che eh ha generato tantissimi stimoli e di ricerca, questo è prosciutto, abbiamo messo il prosciutto nella taglio laser, abbiamo inciso il pane, abbiamo sinterizzato lo zucchero, questa è l'ibridazione, no? È la, la visione laterale, quindi proprio messa in pratica senza sapere, senza conoscenze teoriche, niente. Abbiamo solo lo stimolo, desiderio di provare di sperimentare sul cibo e sulla fabbricazione, mi ha stampato in 3D la cioccolata, ha cherando una stampante. Ci siamo, abbiamo, abbiamo fatto delle cose incredibili che poi eh, come dicevo, possono essere anche sembrare un po' simpatiche però nel 2015 fare una cosa del genere eh, in realtà noi non ce, ne non ce ne stavamo accorgendo ma stavamo facendo anche qualcosa che oggi eh, vediamo ha avuto senso può aver avuto senso tanto che le aziende poi sono mh, Barilla poi mi ha chiamato a progettare il loro spazio di ricerca e sviluppo e abbiamo poi lavorato anche per la Trinade di Milano per la stampa 3D della pasta. Abbiamo fatto delle cose eh, portando questa esperienza da, nel campo industriale. Però ecco, io mi fermerei qui sul valore che io ho scoperto, eh, così facendo le cose, eh, in una possibile ricaduta nel campo dell'apprendimento. Per cui non a caso il logo del Fab Lab e della Ficucina è ispirato a un oggetto pensato per la scuola, che è un contachilometri, quello che vedete. Che eh, mio nonno, che faceva il maestro negli anni 70 in Romagna, aveva costruito per insegnare le unità di misura ai bambini. Io sono cresciuto giocando con questi oggetti, per cui bene o male. Ho subito in senso positivo l'influsso e me li sono portati sempre dietro. E adesso sto progettando, ispirato anche a queste cose, degli oggetti che possono essere utili, per, il, per esempio, per il distanziamento. Questo si chiama raccontamento. Ed è una carriola che fa clacco ogni metro, per cui eh, aiuta questa esperienza della conoscenza dello spazio attraverso il corpo. L'oggetto è una proiezione del corpo, per cui senza imporlo in qualche modo favorisce il distanziamento, e aiuta il bambino a rendersi conto di cosa sia il metro. Noi adesso gli chiediamo stare un metro, stare a due metri, ma loro lo sanno, siamo sicuri che. Qual è la loro percezione? E così loro si divertono, e si sono divertiti a misurare i giardini e gli esterni delle scuole. E poi questo è un oggetto molto semplice, tagliato CNC: da una tavola di legno, senza viti, senza colla, si monta e si aggancia e quindi lo possono costruire anche loro. Questo vado un po' velocemente, è un altro oggetto per l'area esterna, per l'attività all'aperto, che si chiama School Surf: è un cariolo con una vela molto semplice, però che. Eh, si trasporta, ha le ruote e, e può mh, favorire delle configurazioni diverse che poi sono i bambini stessi a costruire insieme all'insegnante per stare fuori un po' di più per generare un'area di comfort all'aperto dove l'ombra non c'è e su questi oggetti, che come ho anticipato all'inizio. Eh, per me sono dei predispositivi, no? sono, sono, hanno un valore a sistema, se sono messi a sistema. Per cui abbiamo ragionato all'interno del progetto Scuola Diffusa con Fondazione Reggio Children, un'officina Educativa, sul modo di, possibile di usarli e, e, e c'è stata una sperimentazione molto interessante. Io mi sono occupato di uno, di uno spazio in particolare, che è questo che vedete, in una scuola primaria. E abbiamo ragionato sul rapporto sosta-movimento. Ecco, questo è il modello pedagogico, se volete, dove io mi sono fatto chiaramente aiutare, eh, però c'è un'area di sosta che è sotto l'albero, che è questo disco giallo, dove i bambini sono stati da quello che mi hanno, perché qui c'è una documentazione tra l'altro bellissima del lavoro fatto. Eh, sono stati molto più di quello che avevamo previsto, quindi solo un invito, un suggerimento, un punto giallo sotto un albero eh, è bastato per stimolare. Eh, questo utilizzo dello spazio esterno in maniera amplificata rispetto a quello che avveniva prima, dove però questo l'attenzione, i tempi fuori. Voi sapete meglio di me, eh, sicuramente i relatori che mi hanno anticipato, che i tempi di attenzione fuori non sono gli stessi che si possono avere dentro. Quindi abbiamo ragionato su dei luoghi di sosta per la riflessione e eh, di pausa e dei luoghi di movimento per la motricità. Quindi questi oggetti collaborano. E insieme eh, hanno l'ambizione di, di, di ragionare su, su questo policentrismo anche eh, perché poi a Reggio Emilia abbiamo fatto la scuola nel museo, abbiamo fatto la scuola dentro la Banca d'Italia, quindi c'è questa idea che è stata riconosciuta a livello cittadino come un'esperienza di successo, anticipata da un altro tentativo, volontà e intenzione di mettere a sistema i cinque atelier digitali che nella provincia di Reggio sono stati vinti nel PON e quindi di condividere tutte le, le competenze e gli strumenti in modo che chi non ha una cosa può, sa almeno che vicino o nel plesso eh, da un'altra parte c'è una disponibilità e quindi può avere un valore di sistema più importante. A Modena abbiamo fatto questo, che invece è un laboratorio indoor, che però eh, sempre anche... È giocato sull'idea di flessibilità e modularità dello spazio. Questo è l'Istituto Mattarella di Daniele Barca. Sono delle grandi zattere, un dirigente molto, molto attivo e sensibile che mi ha dato più volte spazio e quindi con cui abbiamo ragionato, perché questo per esempio è un laboratorio che si godono molto, dove ci sono delle piattaforme mobili su ruote che sono attrezzate con le tecnologie per fare delle attività, ma sono degli elementi primordiali, degli oggetti semplicissimi che si giocano e si muovono attraverso questi sipari, grandi sipari colorati. Questo tra l'altro abbiamo progettato una insieme ai bambini per cui abbiamo disegnato insieme con una classe la Zattera 4, la quarta, loro poi l'hanno disegnata anche con Minecraft, per cui c'è questa mh, capacità anche dei bambini se coinvolti di dare degli stimoli, degli spunti anche a chi progetta, eh, chi progetta i sistemi per la scuola. Questo è un oggetto che invece ho progettato recentemente, catalogo Campus Store, che è un laboratorio super compatto. Quindi, questo è un makerspace che sta dentro l'ascensore, si apre, si chiude, passa da una scuola a un'altra, da una classe a un'altra e porta. È un punto di vista diverso, no? che non è quello di attrezzare un luogo come magari è più facile, ma dire è il laboratorio di tutti, di dove lo possiamo mettere anche nell'atrio o anche fuori. È, poi lui lì si apre, devi attaccare una spina e, e poi dopo ci sono le dotazioni minime per poter fare delle attività. Qui torniamo su con i piedi per terra perché quello che avete visto Ferrora è sempre su ruote. Eh, non so se è un caso o se è una mania personale. Però ecco qui invece questa è un'atelia un digitale dove, noi, dove si vede come è possibile integ integrare l'architettura alla pedagogia. E qui, per esempio, è un, uh, un laboratorio di robotica, abbiamo invece di rifare il pavimento, abbiamo fatto la pista di robotica per terra. Per cui questo è un rivestimento, uh, un materiale che riveste il pavimento dove i bambini uh, so, partecipano direttamente, fisicamente al gioco e all'attività della robotica insieme ai robottini. Qui invece il planisfero si prende tutta la stanza e eh, in questa idea di continuità da fra, il fra la parete e il pavimento, come vedete qui, per creare de de degli ambienti come questi dove stanno facendo una sperimentazione anche sull'ergonomia, sulle attenzioni, su delle posture, il modo di sedere. Ecco, questo, le piante, quindi la presenza del verde. E, eh, però vedete che è un po' decontestualizzata, non ci sono tavoli, non ci sono sedie. Chiaramente questo si può fare quando c'è una disponibilità del dirigente, sempre Barca, e dei suoi insegnanti a fare della fatica in più. Ecco, quindi è apprezzabile questo, questo sforzo. Eh, che come, di, come dicevo prima, io posso immaginare questi spazi solo se c'è una collaborazione e un patto con l'educatore, con la scuola e anche con i genitori, perché poi queste cose le condividiamo anche con i genitori. Fondamentale. Questo è un laboratorio sulla luce dove abbiamo sfruttato la finestra ad Arcola. Siamo, il progetto Fare Scuola. È diventato un grande laboratorio sulla luce dove muoviamo sistemi, filtri, eccetera, attraverso queste carrucole per generare eh, degli effetti o della, una ricerca particolare sulla luce. Questo invece è il modo in cui abbiamo usato il colore, non tanto per, per un motivo estetico o, o così, eh, di, 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 di scelta raffinata che potrebbe essere tipica di un architetto. No? Qui invece il motivo è prettamente legato alla percezione del gusto. Quindi abbiamo scelto i colori e creato delle aree di colore per influenzare in modo diverso la percezione del gusto. questo eh, Perché anche questo è un laboratorio sul, sul cibo. Io mi fermo qui perché poi volevo lasciarvi più che altro con, uno, con una riflessione su un modello che poi eh, a me piace per ogni tanto fermarmi per fare una sintesi, tentare la sintesi. Difficile e dinamica, comunque. E quindi mi sono costruito questi tre modelli che sono la croce, il cerchio e il triangolo. E la croce raccoglie un po' tutto quello che ho imparato, che sto imparando nel lavoro con gli educatori sul pensiero scientifico. Per cui noi stiamo lavorando molto sui quattro elementi, sulla sensorialità, sulla, sul tempo e sulla trasformazione degli elementi e l'osservazione del passaggio da elemento a fenomeno. Quindi su quello stiamo costruendo i laboratori e stiamo immaginandoci anche degli spazi, delle soluzioni spaziali. Il cerchio invece è l'educazione circolare che presuppone un'idea di scuola come organismo vivente con al centro il tema del benessere e del comfort ma anche l'utilizzo di materiali nuovi e, e sempre il tempo e l'importanza di osservare la, le trasformazioni. E, ma anche eh, l'esperienza dentro e fuori di, attraverso nuovi strumenti. E poi il triangolo che invece rappresenta l'architettura e la costruttività, qui è il punto, diciamo la parte dove mi piace di più stare e anche eh, lavorare direttamente con i bambini, per cui su questo per esempio stiamo facendo degli esercizi sulla scienza delle costruzioni che può sembrare una cosa un po' eh, difficile, però in realtà... Eh, io ho visto che ehm, senza dire niente, comunque l'istinto di costruirsi un rifugio, e qui abbiamo fatto le capanne sul fiume. Eh, emerge nel bambino eh, in maniera molto interessante, anzi qui eh, invito gli, gli, chi fa ricerca, ecco, i pedagogisti, sicuramente ci saranno studi, eh, sono sicuro, però ho notato veramente una grande potenzialità nell'osservazione di come loro costruiscono il rifugio, di come possiamo parlare a loro della geometria e come possiamo ingaggiare loro nel ragionamento, nella domanda di come si può abitare una geometria sulla due dimensioni, la terza dimensione e sui concetti di equilibrio e di peso. Ecco, sono cose che facendo una capanna, eh, semplicemente facendo una capanna, in realtà possono emergere e rendere questa attività veramente interessante. E poi ancora più interessante il, fatto del, il tema del fuoco. Ecco, io associo il tema del fuoco e poi ho finito all'idea del comfort, per cui mi affascina molto questo aspetto primordiale del processo di, nel, di, di, di sviluppo e della, della civiltà, questa capacità dell'uomo a un certo punto di addomesticare il fuoco, di, di chiuderlo dentro a, alle mura, a quattro mura. E questo per me è l'idea un po' della casa moderna, che poi eh, ci, ci avvicina a questa idea di comfort, che poi all'esterno è la stessa idea che per me, che, che io associo alla zona d'ombra di un, di che, che è sotto a un albero. No? Quindi, zona, questo comfort, il fuoco dentro e l'ombra fuori, sono eh, dei, dei, degli oggetti secondo me su cui mi piacerebbe eh, continuare a lavorare per provare a supportare. Gli, gli, I pedagogisti, gli insegnanti nella ricerca di soluzioni di comfort, dove stare bene, perché poi è, è risaputo il terzo educatore, eccetera, eccetera, che ehm, stare bene in un luogo significa anche apprendere più facilmente ed essere più disposti anche al, al cambiamento. Quindi, su questo io credo, continuerò a lavorare molto volentieri. Grazie mille per l'attenzione. qualche minuto oltre ma vi avevo anticipato, vi avevo detto le cose si sì, parla, perché l'avevo visto ieri sera questo video e mi sono divertita moltissimo <ride> devo dire, anche perché sono cose che io non saprei fare nella maniera più assoluta e quindi questo, come dire, questa eh, questa commistione questo, questo intreccio eh, questo mescolamento anche che non è soltanto la collaborazione, è un po' qualcosa di più eh, perché bisogna proprio intrecciarsi con queste competenze, secondo me sono importanti e fondamentali. Bene, continuiamo con Matteo Casadio, funzionario dell'Unione regionale delle Camere di Commercio della Regione Emilia Romagna, e che ha un, un curriculum, non sono riuscito a sintetizzarlo perché è stato responsabile di un sacco di cose. <ride> per cui Lasciamo stare? Lasciamo Va stare. bene, stare. Funzionario dell'Unione Regionale dell'Union Camere, eh, con una, un curriculum di tutto rispetto che eh, ci parla della didattica del mettersi in gioco di alcune esperienze. Prima. Grazie, ho avuto tante vite per cui. Ecco sì, ci ho visto. Allora, se professoressa quando lei non ne può più me lo dice, tanto a casa sì. di io non ne posso più, sono abituato sì. a sentirlo quando ero a scuola. quindi... <ride> Non, non, non mi fa paura. Allora, ehm, io per, per, chiedo perdono per la carenza di, di metodo scientifico perché sono l'unico che diciamo, può essere giustificato da questo punto di vista, però una visione bisogna averla. Sono qui per cercare di, di spiegare un po' la visione del sistema camerale, se non altro perché abbiamo delle risorse da investire, quindi ci siamo, siamo stati un po' costretti anche da queste nuove funzioni in materia di orientamento, in particolare a, a crearci un, un contesto in cui lavorare e obiettivi su cui, su cui investire. Sicuramente una cosa che posso dire è che la pandemia ehm, non ci ha portato a riflettere e a perdere tempo su quali possono essere i problemi della formazione e dell'orientamento a distanza. Abbiamo cercato di mantenere l'attenzione su, eh, su quello che stavamo facendo e sul perché lo stavamo facendo. E, e con i nostri partner è stato difficile selezionarli anche perché bisognava comunque avere da loro la garanzia che si potesse andare avanti, con i nostri partner abbiamo appunto chiesto che eh, ci aiutassero a fare eh, questa cosa qua, perché ehm, l'impegno delle Camere di Commercio su, eh, è in, in particolare eh, limitato alle funzioni che sono state assegnate alle Camere di Commercio, in particolare l'orientamento al lavoro e alle professioni che qui in Emilia Romagna abbiamo declinato come eh, nodo strategico della transizione, cioè riteniamo che ehm, eh, l'orientamento sia dentro la filiera della transizione, non sia una cosa a parte. Per preparare i nostri giovani al mondo del lavoro, prima di tutto, eh, secondo noi, dobbiamo capire che è la stessa cosa che prepararli alla vita da adulti e quindi eh, il percorso non può cominciare dalla fine del loro percorso di studi, ma deve cominciare all'inizio, da quando cominciano a studiare. Quindi secondo noi la nostra visione è che la scuola deve diventare l'ambiente della transizione, dalla scuola alla vita, dove nella vita poi c'è anche il, il lavoro. Eh, la scuola per questo non l'abbiamo mai vista come un insieme di compartimenti stagni, no? la materna, eh, le primarie. Eh, le secondarie, lì dentro i licei, eh, i tecnici, eh, i professionali, eh, gli IFP eh, e poi il post diploma e quindi eh, l'ITS, l'università e poi dopo le agenzie per il lavoro e poi i centri per l'impiego. Eh, abbiamo cercato eh, di fare dell'orientamento eh, lo strumento per valorizzare e generare connessioni, perché secondo noi... L'orientamento sono connessioni, eh, eh, e, e non soltanto per quando parliamo degli studenti, ma secondo noi anche quando parliamo di docenti o di famiglie, perché non dimentichiamoci che eh, sono anche, ci sono anche eh, dentro la scuola, oltre ai docenti e studenti, ci sono anche le famiglie e, e, eh, e quindi stiamo ragionando anche cosa poter fare di, di più strutturato per, per loro. Quindi nuove connessioni dentro la stessa scuola, nuove connessioni tra docenti di una scuola, tra studenti di una scuola, nuove connessioni tra docenti e studenti di una stessa classe, perché le esperienze di orientamento ci eh, incominciano a far capire che eh, eh, le dinamiche di classe cambiano e quindi si creano nuove connessioni necessarie, utili, eh, anche dentro una stessa classe. E connessioni tra scuole. Tra docenti e studenti di scuole diverse di territori diversi. Noi abbiamo la fortuna di essere organizzati diciamo, per rappresentanze editoriali, siamo decentrati come sistema e questo ci aiuta un po' anche a far sì di valorizzare questo aspetto. Anche quando parlo di orientamento non parlo di un, di un, altro, compa di un altro comparto a sé stante, no? di, un, di attività che devono stare dentro un certo periodo eh, specifico ben definito di ore, che devono essere limitate durante l'anno. Cerchiamo di condividere con i nostri interlocutori un, eh, diciamo, un approccio un, un po' più flessibile. No? Eh, eh, parlo eh, quindi di un approccio trasversale. Che, che si propone di valorizzare le ore di educazione civica come quelli dei PCTO, eh, come quelle dell'orario scolastico normale, perché ci possono essere didattica di carattere, ci sono azioni di didattica sperimentale che possono trasformare lo studio dei programmi ministeriali in eh, vere e proprie attività di orientamento. Eh, abbiamo fatto recentemente, lo scorso anno, una mh, eh, Diciamo lavoriamo così eh, tutti gli anni, cambiamo un po' il format, però andiamo un po' in tutte le, le province della regione, attraverso le camere di commercio e incontriamo i docenti per presentare un po' delle nostre proposte. E alla fine di questi incontri chiediamo: ma eh, oltre alla miriade di cose che gli diciamo, avete qualche idea da proporci? Da cosa, cosa che vi interessa? è, è stata molto significativa, se, secondo me, è capitato in due occasioni, anche se diciamo con, con parole diverse, ma. Un insegnante, insegnanti che ci hanno chiesto. Eh, che gli sarebbe piaciuto avere occasioni in un contesto formativo, ad esempio per condividere le impressioni su come i ragazzi delle con, con gli insegnanti delle scuole medie, perché noi lavoriamo soprattutto con le superiori, vorremmo diciamo, ampliare, però per ora siamo un po' concentrati sulle superiori, e un, un paio di insegnanti delle superiori ci hanno chiesto, ma ci piacerebbe avere un'occasione in, in un contesto formativo di confrontarci con i nostri colleghi delle scuole medie. Per, per spiegargli su come secondo noi questi ragazzi arrivano alle superiori e capire insieme se ci può essere più collaborazione, più scambio, più interazione, magari anche più coprogettazione, e questo mi ha colpito molto perché, innanzitutto, significa maturità alta, no? livello di riflessione alta all'interno del corpo docente su un tema che non è scontato, non è banale. E, e per dire insomma, di quanto le attività di orientamento possono eh, valorizzare le, le connessioni. Um, noi um, non l'abbiamo fatto, faccio un'altra un provocazione, giusto per parlare di connessioni. Coppa 26 è stata una sarebbe stata una grandissima occasione per fare insieme all'evento dei grandi tanti eventi per i piccoli o per i più giovani. Eh, non ci ha pensato il governo, non so se qualche istituto comprensivo eh, ci ha pensato, qualche istituto superiore. Però si poteva in quella settimana fare anche l'evento per i piccoli, per cercare di mettere insieme, butto lì un'idea un per il futuro, ehm, eh, gli argomenti che magari fanno parte di materie diverse, ma che in, un qual in qualche modo potevano essere collegati a quel tema che è un tema vitale per tutti. No? C'è della storia, c'è della geografia, non ci sono solo delle scienze, c'è dell'epica. Eh, ci sono tante materie che, attorno, che potevano stare attorno a quell'evento, che potevano essere valorizzate, aiutavamo a orientare i ragazzi su un tema che in un qualche modo li riguarda eh, direttamente. Connessioni quindi. Eh, L'altra parola chiave è soft skills, competenze trasversali. Dunque noi le attività di orientamento eh, che come abbiamo detto rientrano secondo noi a pieno titolo nella filiera della transizione. Si concentrano sulle competenze trasversali. Queste sono competenze strategiche, ce lo dicono i dati, nemmeno i nostri imprenditori, che ce lo dicono tutti i giorni, ma ce lo dicono anche, anche i dati. Eh, rispetto alle assunzioni che gli imprenditori si preparano a fare. Ai primi cinque posti delle competenze più richieste ci sono cinque competenze trasversali. Io considero al quinto posto c'è la competenza del comunicare e scrivere in italiano, che paradossalmente uno dice ma come? E invece eh, è al quinto posto, quindi vuol dire che è ancora una carenza, no, del, eh, in particolare delle assunzioni dei, eh, dei diplomati. Ma tra le competenze trasversali c'è la capacità di analisi, il pensiero critico, la gestione dei conflitti, anche per questo dico pensate quante cose interessanti avremmo potuto fare sul COP26 con i ragazzi. No? Ne faremo perché poi eh, le sfide che sono rimaste aperte sono tante, anzi sono più quelle aperte che non quelle chiuse. E quindi spero che ci sarà più consapevolezza su, su questi temi. Allora, questi, per noi queste competenze si possono sviluppare solo se i ragazzi fanno esperienza. E direi che gli interventi che mi hanno preceduto. Eh, mi, mi legittimano a, a, diciamo, a, a continuare su questo, su, questa, su questo canale perché ormai eh, ci, ci dobbiamo tra virgolette eh, rassegnare nella scuola, noi dobbiamo aiutare i ragazzi a fare esperienza, tanta esperienza perché le loro competenze crescono dal fatto e per questo che io ho voluto dare il titolo al mio intervento, dal mettersi in gioco dal mettersi in gioco e non c'è niente di più che l'esperienza se non il mettersi in gioco quindi l'esperienza è orientamento. Noi in questi anni abbiamo portato i ragazzi in contesti lavorativi, simulati o reali, per farli provare, sperimentare. Mi viene in mente l'intervento dell'architetto Bombardi che mi pare no, è da questo punto di vista esemplificativo, dà l'idea anche del fatto che l'orientamento è permanente, quindi il, fare, il gestire, l'organizzare deve essere... In pratica, cioè, la, una nuova eh, diciamo, eh, prospettiva didattica che dobbiamo far diventare sempre più, sempre più nostra. Abbiamo fatto tutto online lo scorso anno, come vi dicevo. Eh, cercando con i nostri partner di, 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 di mantenere attive queste, queste esperienze. I ragazzi, ripeto, dovevano e devono essere gli assoluti protagonisti. Ci eh, eh, devono mettere in gioco in, in prima persona, noi devono metterci la faccia. Noi eh, in queste esperienze qua tutte le, le, le esperienze di orientamento, i progetti PGTO che proponiamo. Prevedono una fase in cui i ragazzi si mettono in gioco o devono presentare la loro impresa nell'educazione imprenditoriale, come dirò, oppure devono presentare la loro idea progettuale di fronte al pubblico, oppure come il progetto che facciamo con San Patrignano, di cui dirò velocemente qualcosa, i ragazzi organizzano e gestiscono loro. Eh, attività di prevenzione delle dipendenze nelle loro squadre e con i loro coetanei quindi mh, ci mettono la faccia veramente su temi anche delicati alcuni tra l'altro magari anche avendo un, eh, un pregresso eh, sofferto e, e faticoso e si, devono trattarsi di esperienze di gruppi classe eh, classi o gruppi classe perché lavorare in team è ormai la competenza quella più trasversale di tutte nel senso che ormai ci sono imprenditori che un genio tecnicamente eh, ferratissimo rovina il team e quello sta a casa, non c'è niente da fare. Eh, si preferisce qualcuno che eh, dal punto di vista tecnico è un po' più carente perché tanto l'impresa se lo prende lo forma piuttosto che uno genio come vi dicevo che però non è in grado di lavorare insieme agli altri, a quel punto lì non ha, non ci sono, non ha speranze. Quali sono i temi su cui eh, noi lavoriamo? Vi ho detto che ci piacerebbe e quest'anno cominciamo con una sperimentazione di eh, educazione imprenditoriale sui temi green. Quello più strutturato è il tema dell'innovazione sociale. Mi piace eh, che questo, eh, fare qualche riflessione su questo perché è uno di quei campi dove, eh, nel futuro, eh, anche il, il tema professioni presenterà grandi, grandi trasformazioni e noi dobbiamo immergere ragazzi in queste trasformazioni sin da ora. Eh, quindi, si verificherà sempre più un forte impatto eh, su tutte le, 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 le professioni. Eh, toccate dai tanti fenomeni sociali che stiamo, ai quali stiamo assistendo che si stanno, stanno trasformando, eh, che gerano, generano bisogni che nel privato nel pubblico è in grado di, di, a cuidare, di che nel privato né nel pubblico può dare risposta affidabile e attendibile sia per mancanza di risorse, spesso anche per mancanza di, di idee. Vi do solo un dato per farmi capire meglio: nel mondo ci sono 35 anziani ogni 100 bambini, in Italia per ogni 100 bambini di anziani ce ne sono 178, in Emilia Romagna per ogni 100 bambini non ce ne sono né 35 né 178, ma ce ne sono 189. E un altro dato che vi posso dare è su, eh, ci siamo confrontati su queste cose con gli amici di San Patrignano, loro negli ultimi tre anni hanno visto triplicare le richieste di ingresso della fascia 13-16. Quindi vuol dire che il problema delle dipendenze di ogni tipo, quindi anche di carattere non solo eh, alimentare eh, o tecnologico o, o tossicologico, ma se ne stanno facendo un po' di, di, tutti, di tutti i tipi, è un problema che oggi e forse ancora più nel, nel futuro eh, ci condizionerà. Il mercato delle professioni sarà inevitabilmente profondamente toccato da queste cose, eh, il welfare non sarà più un welfare del servizio, ma sarà il welfare delle relazioni. Non ci saranno più tanti singoli bisogni da cui rispondere, ci saranno tanti bisogni da aggregare e eh, sui, ai quali dare risposte collettive, non ci sono alternative eh, per scarsezza di risorse e, come vi dicevo a volte, di, anche di idee. Per cui eh, i nostri ragazzi vanno immersi in questa realtà. Eh, con San Patrignano facciamo questo progetto eh, biennale, in cui già da un paio d'anni tre anni in cui in parte gli si danno le competenze, come vi dicevo prima. Per ehm, progettare, organizzare e gestire eh, attività di prevenzione nelle loro scuole, con i loro coetanei sul territorio. Da quest'anno, eh, moduli in cui eh, li portiamo appunto, a capire e comprendere meglio le trasformazioni del welfare, gli presentiamo alcune delle nuove professioni che stanno emergendo, lo Youth Worker, che non è altro che un animatore socioeducativo. -educa cioè uno di quelle persone che ehm, aiuta i giovani al loro sviluppo eh, personale e sociale e ce n'è bisogno o l'operatore di teatro sociale che sono altre figure che stanno emergendo per dargli, ripeto, anche eh, qualche prospettiva concreta. Così come approfondiremo un po' d'intesa con, con l'università, qualcuna delle facoltà che, sono, eh, che portano, sono diciamo, eh, titoli utili a fare professioni eh, in questo campo. Un altro tema sono i big data. Non so se qualcuno di voi sa che nel 2021 sono stati prodotti eh, dati che corrispondono a un numero che è 70 per 10 alla 21, che penso sia superiore al numero di Avogadro, eh, che una volta mi ricordo veniva associato all'infinito. No? Eh, ecco, nel, Ad oggi, nel 2021, abbiamo prodotto dati, big data, che sono già superiori al numero di Avogadro e sono realtà, realtà vere e proprie. Eh, il cancro ormai è, una, è considerato una malattia rara anzi rarissima, semplicemente perché ehm, il tessuto tumorale ehm, ha caratteristiche, si manifesta con caratteristiche sulla base della de sempre molteplicità di dati che vengono raccolti, sempre più peculiari caratteristiche, per cui ogni tumore è un tumore a sé, è una, ogni patologia è qualcosa di assolutamente raro, è rarissimo, questo è un vantaggio perché si possono mirare e personalizzare le cure, ma per farvi capire che stiamo veramente parlando di qualcosa di straordinariamente nuovo. E stiamo parlando di qualcosa di straordinariamente nuovo eh, inter, da un punto di vista interdisciplinare, cioè non possiamo pensare che dei big data se ne debba sapere solo agli istituti tecnici o, eh, o professionali o, o quelli da contenuto a più alto contenuto tecnico e scientifico di questo tema, bisogna parlare nei licei, eh, anche nel classico, perché ormai i, i dati rappresentano la risorsa più grande che avremo per lo sviluppo delle nostre, delle nostre comunità. Ehm, poi abbiamo ehm, l'educazione imprenditoriale, eh, è diciamo, il nostro core business come Camera di Commercio e quindi noi questi, abbiamo portato in Emilia-Romagna il modello dell'impresa in azione che il MIUR finalmente nel suo sillabo sull'educazione imprenditoriale ha formalmente riconosciuto e lo ha messo a fianco all'impresa simulata, quindi non si può più confondere. L'impresa in azione è la nascita in classe di una vera e propria impresa che eh, si organizza e si gestisce eh, come una vera e propria impresa, dove ci sono ruoli manageriali che i ragazzi si, si assegnano l'uno con l'altro, dove c'è eh, lo sviluppo prodotto, dove c'è la prototipazione e dove si eh, nasce una microattività commerciale, eh, dove ci sono fiere in cui i ragazzi presentano al pubblico la loro idea e giurie che valutano eh, il processo più che il risultato, cioè il processo che ha accompagnato i ragazzi verso questo eh, risultato, che può essere più o meno buono, eh, e quindi eh, suggeriscono ai ragazzi stessi, al team, perché ormai eh, così bisogna parlare, azioni di eh, rinforzo, eh, rinforzo positivo. Um, accelerazione e certificazione, mi sta sgridando, arrivo subito, arrivo subito alla conclusione. Um, accelerazione e certificazione questo è un passo bisogna sperimentare ma bisogna farlo nel senso che eh, bisogna fare dell'accelerazione bisogna che sulle soft skills i ragazzi facciano esperienze più intensive di quelle stesse che proponiamo noi um, e eh, in team più ristretti e noi abbiamo fatto anche questo quest'anno con la fondazione eh, Golinelli, pensate la sfida che gli abbiamo proposto è ai team di questo percorso di accelerazione, cosa fare perché la scuola risponda alle sfide del futuro. Sapete cosa, sono venuto, cosa è venuto fuori da due team? Prima idea, abbiamo i nostri professori che sono oberati dagli aspetti burocratici. Certo. Pensate, questo è un problema che loro sentono come loro, no? che non sta diciamo, da qualche altra parte. Probabilmente hanno professori, lo hanno detto loro, hanno fatto delle indagini, hanno detto che il 54% dei, prof, dei, dei docenti è sotto stress. Certo. Eh, probabilmente hanno condiviso con loro questa cosa e per loro questa è un'esigenza e quindi stanno ragionando su un'app che in un qualche modo cerchi poi non so se si potrà fare di semplificare questo modo questo lavoro che loro hanno la, 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 la burocrazia per dire insomma che, eh, che percorsi di accelerazione di questo tipo ci fanno venire ulteriormente la, con, la convinzione, fanno crescere la convinzione di che risorse abbiamo con i nostri, eh, con i nostri ragazzi. E certificazione, abbiamo portato in Emilia eh, Romagna eh, il, eh, il questionario di Cambridge che è stato sviluppato dal, eh, dal Cambridge Assessment, eh, che è un dipartimento dell'università che lavora nello specifico eh, su, questi, su questi aspetti, lavoro di quattro anni eh, portato qui da Inlingua, che è il partner center di, eh, di Cambridge, ehm, e a questi stessi ragazzi che hanno fatto l'accelerazione, ehm, eh, abbiamo offerto questo, questo questionario che è fondato sui big five: cioè qui sui cinque grandi eh, ambiti della personalità che ormai riconosciuti eh, unanimemente, e loro avranno un report dove ci saranno. Alcune delle loro caratteristiche peculiari, che forse loro stessi non sanno, o che sanno, e azioni di miglioramento, non dove sono messi male, ma dove possono migliorare. Chiudo con una brevissima riflessione, scusatemi, ehm, eh, se ci fosse una diapositiva direi grazie, nel senso che abbiamo trovato veramente dei docenti eh, pionieri da questo punto di vista, e io penso che da questo punto di vista dobbiamo fare un grande investimento. Eh, me ne sono accorto anche quando abbiamo fatto con loro, sempre con la Golinelli, un po' di formazione sulla didattica per, per progetti e competenze. Eh, si spongono il problema di come fare per individuare il, il bisogno formativo dei loro ragazzi. Questo è straordinario perché vuol dire mettere al centro veramente i ragazzi, capire quale può essere il loro bisogno formativo, non soltanto personale ma anche quello che il mondo gli chiede. E questa è una grande cosa e mettono in evidenza eh, difficoltà organizzative perché non spesso c'è la disponibilità anche dei colleghi a fare dell'innovazione didattica e il ruolo del Consiglio di classe deve da questo punto di vista essere eh, valorizzato eh, perché altrimenti loro dicono eh, facciamo fatica, diventiamo e rimaniamo pionieri. Grazie. Grazie mille. Grazie, grazie a Matteo Casadio per questo suo contributo. Non, metto, non li distrugga quelli lì perché poi glieli chiediamo gli appunti. <ride> e, e, adesso passo la parola a Laura Tagliaferri, che è responsabile dell'unità della UI. Vuol dire unità? In, unità? Ufficio, unità Ufficio, va bene. Intermedia. Ah, intermedia, ecco la I che mi mancava. Dicevo integrata io, <ride> ma va bene. Intermedia, servizi per i giovani. E scambio e soggiorni all'estero del comune di Bologna, in particolare appunto area educazione, istruzione e nuove generazioni, nonché responsabile giovani multitasking, flash giovani e social, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, Laura Tagliaferi ci presenta un progetto che eh, sta partendo, che è nelle sue prime fasi, credo, ehm, sulle impronte digitali. Ce l'hai già lì la... sì, il. So Eccolo. Per... Sì. Sì, sì. Impronte digitali, percorsi fra territorio, arti e professioni per costruire nuovi sguardi da protagonisti, un progetto di apprendimento non formale per i giovani. Ecco impronte digitali, aspetta Laura che ti passo. Grazie, si sente? Sì? Buonasera a tutti. Ringrazio gli organizzatori e ringrazio Bruna in particolare per avermi dato questa opportunità. Quando ci siamo sentite, ehm, era forse già un mese fa, eh, pensavamo di essere un po' più avanti nell'organizzazione di questo progetto, in realtà siamo un po' indietro, quindi volevo darvi qualche dato un po' più definitivo, ma insomma fa lo stesso. Eh, Impronte digitali è un progetto del comune di Bologna, dell'ufficio Giovani, e. Mh, nasce perché abbiamo vinto un bando di ANCI, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, eh, che periodicamente appunto, pubblica bandi mettendo a disposizione dei fondi del Dipartimento delle Politiche Giovanili che sta sotto la presidenza del Consiglio dei Ministri. Noi come Ufficio Giovani, quando possiamo, insomma, ci mettiamo a sviluppare progetti proprio per partecipare a questi bandi e per avere qualche finanziamento in più per sperimentare qualche progetto e per magari creare una buona pratica, un modello che poi possa essere replicabile sul territorio, su altri territori e anche magari più svantaggiati. È un po' diciamo l'obiettivo di Anci quando ehm, pubblica questi bandi. E il bando si chiama Fermenti in Comune per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori. E Impronte digitali è un progetto che mette un po' a sistema la nostra modalità di lavorare. Eh, noi abbiamo come target i giovani under 35 di Bologna ma anche del territorio metropolitano, non abbiamo mai fatto differenze soprattutto per quanto riguarda il servizio di realizzazione di soggiorni di studio e scambi internazionali che è da 38 anni che funziona, quindi forse è uno dei servizi più longevi nato con il sindaco in Beni. L'idea di portare eh, Bologna all'estero in Europa, no? i cittadini bolognesi, i giovani bolognesi come ambasciatori di Bologna all'estero. La nostra modalità, la nostra metodologia consiste nel eh, realizzare interventi e servizi per i giovani attraverso i giovani, quindi la nostra caratteristica è quella di eh, impiegare eh, ciclicamente, impiegare, diciamo, accogliere. Eh, eh, giovani tirocinanti post laurea, eh, tirocinanti curriculari, eh, tirocinanti in PCTO e volontari del servizio civile universale e eh, anche europeo. E quindi insomma, la metodologia del peer-to-peer, -peer, eh, quindi parliamo ai giovani attraverso i giovani. Cosa fanno i ragazzi da noi? Eh, implementano quotidianamente il portale Flash Giovani, che eh, illustra, insomma, eh, si rivolge ai giovani illustrando opportunità, bandi,. Eh, Ehm, servizi eh, che hanno questo target e eh, se no sperimentano eh, attività di videomaking perché abbiamo un laboratorio permanente eh, appunto di video, di produzione video e di montaggio eh, quindi diciamoci mh, inseriamo un po' in quello spazio in, quel, in quella transizione eh, scuola-lavoro, università-lavoro Sì Abbiamo, Sì, giusto, mi sono scusata, eh, sì, mi sono un po' persa. <laughs> sì, comunque, non ti preoccupare, sto nei miei 20 minuti. <ride> okay. Sì, 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 giusto. Allora, ehm, il bando è uscito a fine 2020, eravamo ancora nel periodo DAD e, e noi operatori, molti di noi anche genitori di ragazzi delle superiori soprattutto eh, a casa, a casa, quindi senza poter frequentare la scuola, ci chiedevamo come potevamo essere utili, no? soprattutto nei confronti dei ragazzi eh, di 15-16 anni, ehm, che sono forse quelli che hanno sofferto di più durante il periodo della, della DAD e quindi insomma, abbiamo colto l'occasione di questo bando per ehm, sviluppare una progettualità rivolta a ragazzi tra i 16 e i 19 anni. Quindi, quindi questo progetto eh, si rivolge a 32 ragazzi tra i 16 e i 19 anni. Proprio perché vogliamo, l'idea è quella alla base di eh, trovare eh, per loro spazi alternativi di relazione, di crescita e di apprendimento. Ehm, in, trend, eh, in questo numero eh, abbiamo voluto accogliere anche sperimentalmente un ragazzo neuroatipico, quindi. Detto un po' più brutalmente, autistico ad alto fun funzionamento. E, mh, si tratta di un percorso fatto di eh, laboratori, di un certo numero di laboratori che sono creativi ma allo stesso tempo professionalizzanti. E questi laboratori saranno condotti da associazioni che sono partner progettuali del progetto. Sono associazioni che anche lì abbiamo un po' replicato la nostra modalità di, di lavorare, di eh, realizzare interventi a favore dei giovani. Ogni anno noi. Pubblichiamo un bando di coprogettazione e attraverso il quale poi individuiamo associazioni, magari già conosciute, magari nuove, associazioni che lavorano sul territorio cittadino e metropolitano per sviluppare iniziative, implementarle, innovarle iniziative a favore dei giovani e quindi ehm, forti di questi bandi abbiamo individuato, abbiamo individuato come realtà progettuali alcune associazioni che collaborano con noi anche, chi da tempo, chi da meno tempo e che sono eh, abituate a lavorare sul territorio, sul nostro territorio e che soprattutto hanno esperienza di eh, attività e progetti rivolti ai giovani, soprattutto adolescenti. Dicevo eh, quindi un percorso fatto di laboratori professionalizzanti. Eh, quindi una serie di azioni di sviluppo e crescita delle competenze, in particolare sulla comunicazione digitale, che è un po' diciamo così il nostro punto, eh, punto forte. E, la formazione che vogliamo dare attraverso impronti digitali eh, non vuole essere un'alternativa assolutamente al, al percorso scolastico, ma vuole essere qualcosa che va ad integrarsi, diciamo un qualcosa che va a sostenere quello che già avviene a scuola. E, e L'idea è anche quella di ovviamente di riconoscere il percorso a livello di crediti formativi. Eh, il, il percorso appunto, sarà ehm, diciamo così, ehm, un, ehm, composto da una serie di laboratori creativi realizzati in contesti non formali, e, e gli ambiti sono il video editing, eh, la comunicazione social, il web journalism, radio e podcast, sound walking, e, e esperienze teatrali e attività outdoor per l'appunto. E, um, le associazioni le abbiamo eh, elencate qui nella slide, sono ACLI di Bologna, Architetture di Corpi che lavora molto sul teatro, DAS che sta per dispositivo arti, speri eh, arti sperimentali, Dedalus, Dry Art, Libera Bologna, Mosaico di Solidarietà e Nove Punti. Le attività eh, le cominceranno a metà dicembre, faremo il lancio del progetto proprio con un primo laboratorio il 15 di dicembre e le andranno a concludersi a um, giugno-luglio, quindi è un percorso lungo, articolato eh, per un totale di 250 ore complessive e impegnerà i ragazzi due volte alla settimana alternate a una volta alla settimana, quindi avranno un impegno il mercoledì e il venerdì eh, dalle 15 alle 17, alternate al venerdì dalle 15 alle 17 e eh, una parte finale insomma a giugno la prevediamo eh, come una sorta di ritiro in appennino per qualche giorno dove saranno tutti insieme poi insomma, a sviluppare le ultime attività. Eh, prevediamo anche un eh, momento di restituzione a settembre, ehm, un momento di restituzione alla città con eh, diciamo degli esiti laboratoriali, eccetera, che potranno essere anche dei, dei documentari, insomma. Adesso, questo poi lo vedremo con i ragazzi. L'idea è quella di rendere il percorso il più ehm, flessibile possibile perché. Eh, sarà anche, diciamo così, costruito in base a, a chi avremo, insomma, ai ragazzi che avremo intercettato e agganciato. Lo spazio, lo spazio è, è il DAS, anche questo si chiama eh, come l'associazione che lo gestisce: il Dispositivo Arti Sperimentali ed è uno spazio in via del Porto, che è una traversa di via Marconi, vicino quindi alla stazione. È uno spazio del comune di Bologna, è l'ex deposito bare del comune di Bologna, parlo degli anni 90, io ho fatto in tempo a vederlo perché il comune di Bologna aveva una falegnameria dove costruiva le bare per eh, chi era più svantaggiato, insomma non, non aveva la possibilità eh, di pagare un funerale o di organizzare un funerale per il proprio congiunto e eh, è uno spazio che è stato rigenerato grazie a un bando che abbiamo vinto sempre di Anci e, e quindi era un bando sulla rigenerazione urbana, sempre destinato a, ad un target under 30, 35, quindi è diventato uno spazio in questi anni eh, dedicato alle arti performative e soprattutto rivolto ai giovani. Composto da una serie di spazi, di sale multifunzionali con delle altezze incredibili dove si possono fare attività di vario genere. Dove c'è anche uno spazio co-working, quindi questo, quello sarà lo spazio, il punto di riferimento per questi ragazzi e tutte le, le attività al chiuso si svolgeranno lì. Mentre invece le attività all'aperto, poi insomma, vedremo, abbiamo anche a disposizione Villa Celestina perché ce la mette a disposizione libera, l'associazione libera. I ragazzi saranno divisi in gruppi naturalmente, anche per una questione insomma, di, di, di insomma, rispetto delle misure eh, anti-COVID. E, e direi che l'obiettivo che ci siamo prefissi è un po' quello di eh, rendere questi ragazzi protagonisti di se stessi e del nostro territorio, eh, farli diventare un po' portatori di nuovi sguardi e eh, nel frattempo. Eh, accompagnarlo in un processo di rappresentazione di sé come cittadini capaci di sviluppare un'utilità sociale per l'intera comunità. Questa è la nostra ambizione e ce la siamo data come obiettivo. Ecco qualche dato per dirvi a che punto siamo. Abbiamo cominciato il 3 novembre, allora abbiamo um, cominciato la promozione, sì. Il 3 novembre ehm, e eh, abbiamo già ricevuto, cioè il progetto ci è esploso tra le mani letteralmente, nel senso che sì, sapevamo che insomma, eh, avrebbe avuto successo ma non così tanto, ehm, e quindi abbiamo già ricevuto un centinaio di richieste e eh, adesso ci troviamo nella fase di aggancio, cioè di colloquio eh, dei ragazzi. Eh, ci scrivono i ragazzi, ci chiamano i ragazzi stessi, vengono a trovarci, ci chiamano i genitori, ci chiamano i parenti, ci chiamano i nonni, ci chiamano gli insegnanti, ci chiamano i dirigenti scolastici. E co ehm, I colloqui avevamo messo come data ultima il 29 novembre come termine. In realtà, eh, probabilmente li chiudiamo già. Se non li abbiamo già chiusi ieri o oggi, li chiudiamo perché mh, non riusciamo purtroppo ad accogliere tutto: i posti sono solo 32. Dovremmo fare ovviamente un minimo di selezione, e, e di questo, veramente, ci, mh, questo ci dispiace molto. E il 15 dicembre appunto, partiremo. I dati sono un po' questi: mi sono scritta i numeri che qui forse non sono molto chiari. Comunque, abbiamo già 34 diciannovenni, quindi ragazzi che sono o all'ultimo anno eh, di scuola oppure, eh, oppure sono fermi nel senso che sono in pausa oppure si sono già iscritti all'università. Eh, eh, 23 ragazzi di 18 anni, 21 ragazzi di 17, e abbiamo già 14 ragazzi di 16 anni. Trovano tutti il percorso molto interessante, diverso, nuovo, soprattutto perché molto articolato e lungo nel tempo. La cosa anche interessante è quella che riconosciamo un contributo economico di 500 euro complessivamente un po' perché eh, avranno qualche spesa, il panino, magari per non eh, poter eh, tornare a casa insomma, dopo la scuola e quindi venire direttamente al DAS, un po' perché hanno il biglietto dell'autobus, ma soprattutto perché eh, il loro tempo è prezioso, secondo me l'abbiamo pensato così, il loro tempo è prezioso e eh, si impegneranno e soprattutto concorrono con noi a eh, elaborare una buona pratica che ci servirà poi successivamente. Un'altra slide per capire la provenienza. Sono quasi tutti, sono 65 di Bologna, quasi tutti di Bologna, adesso c'è un refuso perché Borgo Panigale è sempre Bologna, direi che però... Ci sono diversi comuni, cioè uno o due che vengono da altri comuni della città metropolitana, anche da lontano. Direi che c'è la slide delle informazioni. Allora, dico solo una cosa sulla eh, comunicazione, sulla grafica. Eh, il logo è un'impronta fatta di omini e eh, nel disegno insomma, ci sono, sono riportati gli oggetti no? che usano di più i ragazzi, il computer, il cellulare, il microfono eccetera che poi insomma, eh, fanno riferimento ai laboratori e, eh, la grafica l'ha eh, studiata, eh, l'ha elaborata questa ragazza di 19 anni che ha appena finito l'artistico, eh, Anna Chiara Tagliani. E che ha vinto una menzione d'onore eh, nel contest Metti la mascherina e staci dentro. Perché durante il lockdown abbiamo creato questo contest per ragazzi adolescenti più piccoli e quindi questa ragazza aveva disegnato una mascherina stupenda, aveva ricevuto tantissimi voti su Instagram e quindi insomma gli abbiamo dato come prima, diciamo così, in carico. E abbiamo fatto uno, un, una eh, collaborazione occasionale per l'elaborazione del era, era un premio praticamente per l'elaborazione del logo. Direi che c'è eh, la slide per le informazioni. Allora, eh, proprio con Mattia Santori, che purtroppo è andato via perché insomma, aveva un altro impegno, è il nostro nuovo eh, delegato alle politiche giovanili per il Comune di Bologna, delegato perché è consigliere. Eh, ragionavamo sul fatto che tutti questi ragazzi che però eh, non verranno accolti non potranno partecipare probabilmente insomma elaboreremo qualcosa che eh, eh, sempre è sempre legato al progetto probabilmente daremo loro la possibilità di frequentare almeno una masterclass per ogni laboratorio esatto perché sono tantissimi tra l'altro le scuole che sono un po più lente nel recepire le informazioni, ora che fanno la circolare, ora che pubblicano, ora che di qui, ora di qua, adesso ci stanno chiamando i dirigenti scolastici disperati, ma come avete già chiuso purtroppo eh, insomma, i, i posti non sono molti. Mi rendo conto che sul territorio di Bologna e città metropolitane insomma, non, non riusciamo a, a fare di più. Però è vero che è un progetto sperimentale e che se funziona noi lo replicheremo, faremo una seconda edizione, magari dando più spazio eh, anche a livello numerico. Grazie, grazie mille. Ah ok, perfetto, allora lascio il, ah, sì, lasci il posto a Laura Venturi. Bene, grazie mille Laura, Laura Tagliaferri. E passiamo la parola a un'altra Laura, che è Laura Venturi, come dicevo è dirigente dell'area sviluppo sociale della città metropolitana, nonché direttrice dell'istituzione Minguzzi. A lei il compitino, un po' arduo, di, eh, vabbè, insomma, di fare alcune osservazioni. Non pretendiamo conclusioni che come sempre sono abbastanza difficili da fare, ma insomma alcune osservazioni conclusive. Prego Laura. Senza Grazie, no, eh, grazie davvero, grazie Bruna che è lei di attrice in, all'interno del Comitato Tecnico Scientifico del Festival della Cultura Tecnica di, questa, eh, di questo ciclo di eventi, insomma, siamo al penultimo. Quindi, siamo penultimo. Eh, 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 lo ricordo perché appunto, come diceva all'inizio Bruna, il Festival della Cultura Tecnica è la sua ottava edizione. insomma, e Quindi ogni anno si rinnova e questo è un elemento di innovazione insomma, che ha ehm, che, che, Diciamo, ci ha regalato anche diciamo, quelle, questa, questo incremento dell'uso delle tecnologie dovuto a un, fa un fatto pandemico e quindi non positivo, ma che appunto cerchiamo di vedere in senso positivo. Eh, il tema del policentrismo è un tema che, che mi appassiona molto e devo dire che oggi sono venute fuori delle cose molto, molto interessanti, insomma, che quindi eh, ci faranno poi riflettere e potremo eh, cercare di utilizzare insomma, nella nostra esperienza, eh, noi abbiamo una funzione di eh, promozione e coordinamento delle azioni sul territorio e quindi anche di un, un lavoro di, di, di sviluppo di, di, di innovazione di azioni innovative quindi eh, insomma, speriamo di poter anche appunto da, questa, da questi spunti realizzare ulteriormente perché poi insomma abbiamo visto tante esperienze che esistono insomma eh, solo alcune considerazioni davvero perché eh, l'orario è tardo insomma quindi ehm, intanto appunto ehm, il, devo dire che il titolo 1 nessuno centomila per la DAD una nessuna centomila vale anche per il tema della, dei luoghi eh, e delle, delle, delle esperienze de, della, di, di istruzione e di formazione. Insomma. Eh, una perché appunto siamo abituati alla centralità della scuola, come diceva Graziella, eh, nessuna perché poi eh, in effetti ci sono anche eh, persone, da noi poche per fortuna, che eh, in realtà non hanno esperienze formative. insomma perché sono fuori dal, dal circuito o ne escono anche troppo presto. Eh, e 100.000 perché in realtà sono davvero tante. insomma, Quindi eh, anche io eh, penso che eh, la centralità della scuola debba essere un po' rivista. e In realtà, la scuola è un'istituzione importantissima, naturalmente, è un presidio anche. Eh, di, 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 di socializzazione, insomma. però non possiamo più pensare che la scuola sia l'unico soggetto che fa, eh, che fa crescere i nostri ragazzi e le nostre ragazze, ma io parlo anche poi delle persone adulte. In effetti questa centralità della scuola, diceva Graziella insomma, un po' eh, orientato eh, per un lungo periodo, forse ancora un po' adesso, insomma, la, eh, la, diciamo, il percorso formativo eh, con una finalizzazione molto spinta. Eh, ci sono stati momenti diversi di discussione su questo, però tema del lavoro per i ragazzi e le ragazze insomma eh, cosa chiaramente che ha un valore non è assolutamente non, non è che non ce l'abbia però ehm, abbiamo un po dimenticato forse che eh, la scuola è un'istituzione e comunque diciamo il percorso formativo deve appunto eh, fare crescere i nostri ragazzi e le nostre ragazze eh, e, e, e quindi diciamo non è la finalizzazione anche altra cioè quella di essere cittadini a tutti gli effetti nella nostra società eh, riflettevo perché adesso stiamo, stiamo Stiamo lavorando molto e, e chiuderemo il festival con un evento sul tema dell'apprendimento permanente, che nell'ambito della, della popolazione adulta l'idea dell'apprendimento della, dell eh, diciamo, viene un po' ribaltato rispetto a quello del periodo della, della giovinezza, insomma, dell'adolescenza o della, comunque dei giovani che fanno un percorso formativo per, che, che diciamo, ancora. Un po' c'è l'idea che inizia e finisce, no? C'è un periodo, una fase di vita che finisce, dopo si entra nel mercato del lavoro o si entra in una vita adulta. Eh, non c'è questa consapevolezza del fatto che in realtà l'apprendimento è permanente, insomma, quindi anche fino all'età adulta, anziana, insomma, perché no? Anzi assolutamente. Eh, e quindi l'apprendimento permanente è un po' visto come eh, un, un riempitivo rispetto all'attività lavorativa per le persone adulte è, è, un, è un periodo eh, diciamo, in cui si, si, si fanno attività formative spesso anche per il tempo libero per, cioè viene visto un po' come eh, un'azione un, un residuale no? e, e invece eh, il lavoro eh, diciamo, è, è in quanto tale il, un luogo che non, non sempre è correlato alla formazione e all'istruzione, adesso si sta un po' Cambiando questa, questa idea, però diciamo che eh, ancora eh, ci sono dei, un po dei, 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 degli stereotipi anche eh, nell'utilità cioè nell e nella, ehm, nello sviluppo dell'azione formativa che devono essere rivisti a seconda anche dell'età, dei tempi, delle persone, della vita. Eh, e il, diciamo che eh, Ancora eh, eh, diciamo, il, la struttura scolastica ha, anche se sta cambiando, una diciamo, un, un percorso classico insomma, di eh, specializzazione progressiva, di eh, appunto, sviluppo eh, lineare nel tempo delle conoscenze, che è vero, però eh, diciamo, eh, può avere anche delle modalità diverse, insomma, diceva Graziella, laterale insomma, nel, eh, nello sviluppo. Eh, e, eh, diciamo che ancora. Eh, eh, e ci sono dei percorsi formativi abbastanza tradizionali eh, che, eh, e noi appunto attraverso il festival della cultura tecnica da anni, è l'ottavo anno questo, insomma eh, 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 abbiamo cercato di eh, far capire quanto ai giovani, soprattutto ai giovani, alle famiglie, ma tutta la società, eh, quanto invece sia importante eh, diciamo, vedere tutti. Eh, di risvolti, tutti gli aspetti della cultura eh, e non pensare che ci sono percorsi che eh, diciamo sono di maggior valore o di minor valore all'interno del percorso scolastico e formativo eh, e che eh, appunto le esperienze, che sono esperienze eh, ehm, che possono essere concrete, esperienze anche diciamo, digitali, tutti i tipi di esperienze eh, diventano elementi fondamentali per la crescita delle, dei ragazzi e delle ragazze. Eh, e, ehm, e quindi ci sono diversi soggetti che fanno formazione anche senza saperlo talvolta, eh, luoghi diversi, modalità diverse ehm, e, ed è molto, diventa molto importante l'interazione delle politiche, eh, per cui appunto gli le esperienze che oggi sono state mostrate, insomma, danno quest'idea della differenziazione appunto e della necessità di integrazione delle politiche. Mi ha molto colpito quella del, eh, dell'architetto, insomma, che devo dire è anche appunto molto, molto bella da vedere, ma anche quella del eh, Nature-Based ehm, che mi ha ricordato, devo dire, anche l'azione che noi stiamo svolgendo nella nostra istituzione Villa Smeraldi, che è l'altra istituzione della città metropolitana, in cui appunto essendo un museo della civiltà contadina con un grande parco, eh, riusciamo a fare un'azione di didattica eh, eh, pre-covid, facevamo 250-300 corsi per, eh, per ragazzi e ragazze che vengono e, e possono mh, diciamo, toccare con mano la natura e nello stesso tempo poi mh, eh, possono anche fare delle esperienze che sono molto a scavalco fra natura e tecnologia, insomma quindi eh, i luoghi quindi diversi, le imprese abbiamo detto con, eh, con il dottor Casadini e gli ambiti culturali, quindi appunto i musei, le biblioteche, gli archivi, ma anche appunto le attività culturali, insomma, poi appunto Laura ci, ci, ci diceva ci dice di questa eh, bella esperienza che stanno eh, facendo, lo sport le attività sportive che sono estremamente costruttive per le eh, competenze dei giovani e delle giovani insomma. quindi davvero eh, tante tante esperienze, tante possibilità eh, e opportunità eh, e eh, quindi adesso chiaramente l'orario è tardo e quindi non, non, non sto a dire molto altro ma eh, anche questa, questa possibilità di utilizzare esperienze eh, per per eh, superare momenti di difficoltà, quei naufragi di cui si parlava, insomma, eh, e, e riportare i ragazzi e le ragazze alla terraferma, insomma, eh, attraverso delle, delle esperienze diverse eh, che ehm, eh, permettano loro di recuperare quella fiducia in loro stessi, nel loro percorso, insomma, per capire anche che l'insuccesso non è sempre... Eh, la tragedia, insomma. credo che siano cose che dobbiamo eh, aumentare, sviluppare ulteriormente. Io capisco che ecco, il sistema scolastico spesso eh, fatica perché eh, mille cose, mille progetti, insomma. nello stesso tempo devo dire che noi abbiamo trovato una disponibilità enorme di insegnanti, docenti, eh, eh, anche per fare delle progettazioni innovative e quindi credo che questa sia la, davvero la strada da, da fare, da, da, da percorrere. Mm, devo dire che poi eh, insomma, mh, cercheremo anche di mettere a frutto le cose che sono venute fuori oggi per, eh, per provare a, a, ad applicarle ulteriormente, a, a, a trasferirle anche ad altre scuole. Noi ci occupiamo eh, delle scuole secondarie di secondo grado, ma anche eh, di tutto il percorso scolastico, in realtà, perché attraverso poi il progetto Orientamento per il Successo Formativo cerchiamo di lavorare fin dai, dai bambini, dai nidi, per arrivare fino appunto eh, alla, alle attività formative, adesso andremo anche verso gli adulti e le persone anziane, perché riteniamo che anzi eh, sia questo un momento bellissimo. In cui le persone possono davvero imparare ancora e utilizzare il policentrismo formativo per ottenere molti, molti risultati. Ecco, L'ultima cosa è quella anche della capacità di, mh, però, di rendere eh, efficaci anche dal punto di vista della visualizzazione della conoscenza del mondo esterno, delle le competenze che, vengono, eh, che nascono eh, in situazioni non formali. Quindi, o, eh, o, eh, e quindi da, cercheremo di lavorare anche proprio su questo, sul sistema della certificazione delle, o testazione delle competenze perché diventa importante per tutti poter dimostrare eh, anche quelle, quelle che sono le capacità e le competenze che vengono eh, realizzate eh, all'interno di percorsi diversi appunto nell'ambito di questo policentrismo formativo. Quindi davvero grazie a tutti e a tutti, eh, non so se c'è tempo per eh, lo scambio. Purtroppo no, mm. nel senso che sono già le, le 5.30 quindi credo che, sto guardando adesso le, i tecnici in fondo, credo che dobbiamo chiudere. Sì. Eh, sì, mi dicono di sì. Dobbiamo chiudere, eh, sì. Va bene, <ride> eh, no? Vabbè, però adesso è meglio rispettare i tempi che ci siamo, ci siamo dati, e, che era appunto quello di chiudere alle 5 e mezzo. Abbiamo riempito tutto il tempo con tutte le, le, le relazioni, che sono state tutte molto interessanti. Quindi io chiudo ricordando che la. Non avevamo detto all'inizio, ma eh, chiedo conferma: l'evento è stato registrato. Ecco, sì. Quindi è stato registrato, per cui eh, eh, così come gli altri eventi precedenti ed è possibile rivederli tutti andando sul sito del Festival eh, Festival Cultura Tecnica Barra Dad. Eh ciclo della DAD e lì si ritrovano tutte le registrazioni degli eventi precedenti. Non avevamo chiesto il permesso in realtà a voi, ma insomma, credo che siamo tutti abituati ad essere, ad essere registrati, quindi si possono recuperare. Fra l'altro alcuni mi hanno anche già scritto, non potevano ag, eh, a collegarsi oggi, io li ho tranquillizzati che ci sarebbe stata la, la, la registrazione. E, Do l'appuntamento per l'ultimo eh, evento, evento del, di questo ciclo lungo che si è prolungato nel tempo. Eh, l'appuntamento è per giovedì 2 dicembre e, ed è come dire, stato fatto appositamente perché eh, siamo nel, vicino alla, alla giornata, della, eh, della giornata internazionale sulla disabilità. Allora abbiamo pensato di chiudere. Con eh, questo evento, che è intitolato Studentesse e studenti fragili ai tempi del Covid, perché sicuramente il, il, periodo, della pandemia e, il periodo della pandemia più che la DAD, ma insomma diciamo l'interazione fra, fra le due, eh, ha, ha, ha avuto delle ripercussioni eh, forse più, eh, più evidenti sulle persone, sui, sui ragazzi con, e le ragazze con disabilità o con fragilità. Quindi abbiamo parlato di fragilità, per cui parleremo di inclusione socio-educativa con il contributo di esperti, di pedagogisti, ma anche di genitori e, e presentando anche alcune buone pratiche realizzate durante il lockdown a livello metropolitano e regionale. Quindi l'appuntamento è per giovedì, giovedì 2 dicembre, sempre alle 3. Con questo io ringrazio moltissimo i relatori presenti eh, che eh, mi dispiace non averli potuti mettere in a confronto però insomma troveremo il modo per poterlo fare e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito online quindi possiamo chiudere